Buongiorno e bentrovati nuovamente a Sveglia Trieste, come sempre rassegna stampa dei principali quotidiani, il collegamento con la sala operativa della polizia locale e poi gli ospiti a partire dalle 7.45, dalle 7.40 circa, scusate, Giulio Lauri, consigliere regionale di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. Poi dalle 9 spazio alla CISL con tutti i consigli utili per quanto riguarda i CAF, il pagamento delle varie tassazioni e quindi linee aperte per le vostre telefonate sia dal punto di vista delle risposte del mondo della politica che dal punto di vista appunto delle risposte dei CAF della CISL. Andiamo a vedere le prime pagine con il piccolo di Trieste, l'apertura, la Slovenia rivendica il filo spinato, Lubiana ignora le proteste, il flusso di disperati è continuo, barriera fino a quando l'Unione Europea risolverà la crisi. Presi in Austria due complici del super ricercato Salah. Caso migranti, Renzi a Bruxelles. Subito sotto la testata, le spine del governo, il Premier tenta di snobbare la bufera sul ministro Boschi. Tendenze da Valentino Rossi a Parigi, più cercati nel 2015 su Google. Calcio, Coppa Italia, lo Spezia elimina la Roma e il Carpi la Fiorentina. Il reportage dalla frontiera lungo il fiume Dragogna, reticolato, taglia inutilmente i campi. Profughi qui neanche uno. E poi la cronaca di spalla alle notizie, Porto di Trieste, Molo Settimo, investimenti per 188 milioni. Crack triestina, patron Favarato, parte malissimo, oggi l'ultima chance. Sentiremo anche le parole del sindaco di Quinto di Treviso che abbiamo sentito ieri nel nostro TG dove appunto aveva sede la società di promozione dello stesso Favarato in Veneto. Sanità, medici in sciopero, le sale operatorie rimangono vuote. Poi, via il Balzello, Nautica in festa, il Friuli Venezia Giulia applaude all'abolizione della tassa sulle barche sopra i 14 metri. Accolta con soddisfazione la mossa di alleggerimento fiscale inserita dal governo nella legge di stabilità. I vertici dei Marina, quel Balzello introdotto da Monti, ci aveva messo in ginocchio. Poi sì all'emendamento Salva Miramare, sempre politica regionale, e partecipate in dirette, scatta la dismissione. Addio Gelli, l'uomo dei misteri, aveva 96 anni, la sua P2 scosse l'Italia. Stiamo parlando naturalmente di Licio Gelli, massone per antonomasia, gran maestro della loggia P2. Nel 95 due visite da fare a Trieste, numerose le tracce nei Balcani. Cinema, poi in Star Wars, il lato oscuro della forza, ora è politically correct. Corriere, prima pagina, svolta degli Stati Uniti, alzati i tassi, Federal Reserve, gradualità in futuro, ma per Padoan ancora rischi di stagnazione secolare. Il primo aumento di un quarto di punto dal 2006, l'EN più crescita e lavoro. Subito sotto la testata, Coppa Italia, bene Juve e Napoli, cade la Roma con lo Spezia, il Carpi elimina la Fiorentina. Voto in America, Malala gela Trump, le parole d'odio esaltano i fanatismi. E ancora Europa e diplomazia e a fondo sull'Unione Europea il Premier avvia il cambio dell'ambasciatore. Banca Italia, sanzioni all'ex CDA di Etruria, nella lista il padre di Boschi. Star Wars, l'attesissimo è riuscito, settimo episodio, la forza è con noi 38 anni dopo. Consulta, eletti i giudici, PD e Movimento 5 Stelle si accordano escludendo Berlusconi. In aula votati Barbera, Modugno e Prosperetti. L'analisi, l'anti-Nazareno è servito per ora. Tutti gli errori nascosti nelle citazioni, pezzo di Claudio Magris, da Machiavelli a Voltaire, la corsa, le frasi celebri, le cantonate sui loro reali autori. E ancora, Basilicata disoccupati, il reddito minimo arriva col petrolio. E la fine del venerabile, stragi Moro P2, i misteri di Gelli. Allora iniziamo con il piccolo, le pagine internazionali, in realtà, migranti, la rotta balcanica, gli arrivi non cessano, il filo spinato resta, Cerar reticolato in Istria fino a quando l'Unione Europea risolverà la crisi. Temiamo flussi incontrollati dalla Croazia, condizioni di sicurezza mutate, Bruxelles ci sostiene. E poi i sindaci sloveni e croati a Lubiana dal Premier, a Flego l'incarico di andare a riferire la contrarietà.
Intanto richiamati 300 riservisti dell'esercito sloveno, richiamati il prossimo 4 gennaio, che dovranno presentarsi alle caserme per svolgere un programma di addestramento in modo da svolgere un'azione di sostegno al flusso di migranti nel paese. Ma qui di profughi nemmeno l'ombra fra gli abitanti dei paesi. In Istria, barriera un'assurdità, e vicino a Sicciole il muro si ferma e area contesa tra i due stati. Un anziano nell'osteria di Dragogna fra un po' metteranno gli ostacoli anche sul mare. Mosul, forze italiane per salvare la diga, un piano per i parà. Il ministro della difesa: non andremo lì a combattere i 450 militari in Iraq a primavera, con il sì del Parlamento. Vertice dell'Unione Europea, Renzi va all'attacco. A Bruxelles si discute di migranti e Schengen. Nell'Egeo altri 4 bimbi annegati. Libia, oggi l'accordo sul governo di unità. In Marocco la firma dell'intesa tra Tripoli e Tobruk sotto l'egida ONU, presente anche Gentiloni. Caso Boschi e Bagar, Renzi fuffa politica, governo e crack del credito. Il Premier snobba la mozione di sfiducia del centrodestra, insulti da Lega e Forza Italia. Il procuratore che indaga su Banca Etruria è anche consulente dell'esecutivo. Credito cooperativo, il governo intanto accelera la riforma. Intanto, sondaggio Demopolis sulle forze politiche italiane. Se si votasse oggi per la Camera dei Deputati, il PD ha il 31%, stando a Demopolis, Movimento 5 Stelle il 28%, Lega 15%, 15,8%, Forza Italia 10,4%, SEL 4,5%, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale 4,3% e NCDC UDC 3,5%. 100 milioni per i risarcimenti, fondo per gli investitori dedicato soprattutto a coloro che hanno pochi risparmi. Manovra, voto di fiducia, altri limiti per i contanti, stabilità, il testo licenziato in commissione, da oggi va in aula, Brunetta critico, autovelox per multare chi è senza assicurazione, pensioni cash fino a 1.000 euro. Sanità tra scioperi e 6.000 assunti. Ieri hanno incrociato le braccia i medici. Lorenzin non drammatizza. Italia torbida, il racconto, quelle due visite a Trieste a caccia del centro offshore. Nell'aprile e settembre 95 Licio Gelli arrivò in città per discutere del progetto e incontrò anche i finanzieri croati sulle sue tracce a Belgrado e in Montenegro. L'oro di Villa Vanda, i 164 kg che Onatesi fa risalire al tesoro del Regno di Jugoslavia. Gelli, potere occulto, cresciuto all'ombra di troppe complicità. Morto a 96 anni, l'ex capo dell'oscura loggia massonica P2, 962 nomi della lista del 1981, ministri, generali e giornalisti. Il venerabile anima nera dei segreti del bel paese. Condannato per la strage di Bologna, accusato di depistaggio, il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime fu il mandante. Giubileo, buche a Roma, 7 funzionari arrestati, prendevano mazzette per evitare i controlli sui lavori della manutenzione strade, il GIP nega i domiciliari. Corruzione prevedibile per gli appalti sull'anno santo. Da Pino Daniele a Parigi, l'anno su Google. Persone e fatti che hanno interessato gli italiani del 2015. Ecco la lista stilata dal popolare motore di ricerca. La classifica è quella dei termini emergenti, non i più cliccati in termini assoluti, ma quelli che hanno fatto registrare il maggiore incremento. Fra i nomi più cercati anche Valentino Rossi, Sergio Mattarella e Laura Antonelli. Fra i perché spicca l'attualità con il patto del Nazareno e la Grecia in crisi.
Cresce la febbre da start-up, pagina Economia, sono oltre 5.000. In Friuli Venezia Giulia a metà classifica con 119 aziende, Trieste al secondo posto dietro Trento per densità di imprese in rapporto alle società di capitali, 102,1. Il caso Innovation Factory. L'evasione ci costa il 7,5% del PIL, Confindustria taglia al ribasso le previsioni di crescita, rialzo sarà dello 0,8%. La Federal Reserve aumenta i tassi, non succedeva dal 2006, la Banca Centrale degli Stati Uniti rispetta le previsioni e tranquillizza i mercati. Balzo di Wall Street, il governatore Yellen, i prossimi rialzi saranno graduali. Istria Quarnero Dalmazia, ok al progetto per Villa Cesare, hotel di lusso con campo da golf. Dopo 3 anni il Consiglio Comunale di Umago dà via libera al piano urbanistico di Stanzia Grande. Più vicina la ristrutturazione dell'antica dimora nobiliare nel degrado da oltre 60 anni. Veglia e lusso in piccolo, gli eventi di fine anno, dalle gare di pesca subacquea ai veglioni in piazza fino alla nuotata fuori stagione del 31 dicembre. Scatta la scure sulle partecipate indirette. Secondo atto del piano di razionalizzazione, entro fine anno verranno dismesse 19 SPA su 21, a salvarsi solo GIT e Lisagest, le partecipate indirette della regione, TCD Trieste Città Digitale, Lezzi Trieste Coffee Cluster, Fiere Trieste e l'ERSA, ERSA Agricola CRTA, Prealpi Giulie, Open Leader e poi vedete tutte le altre, tra cui Turismo FUG, Dolomiti Friulane, Promotour e così via. I criteri dei tagli sulla scelta della Giunta hanno pesato i bilanci, la presenza di doppioni e la volontà di disfarsi di inutili micropartecipazioni. Il nodo del personale, interessati in tutto 350 addetti, previsto l'avvio di procedure di mobilità per il passaggio ad altre società pubbliche. La spending review colpisce le controllate dello scalo, domani il CDA dell'aeroporto ratificherà l'addio a Mid Travel, i tagli ai dirigenti di AFVG Security. E poi, sempre in regione, passa l'emendamento Salva Miramare, prevista la possibilità di stipulare intese dirette con Stato e Comune. Torrenti, soluzione per superare le criticità di gestione. Il dibattito patto fiscale e benzina, NCD incalza la Giunta. Abbiamo intanto la nostra Annalisa per raccontarci che tempo farà, allora colleghiamoci. Buongiorno Marco, ben trovati i nostri telespettatori, buon giovedì 17 dicembre. Per oggi sono previste iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti, tendenza a diminuzione nella nuvolosità nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno in aumento nei valori minimi attorno ai 7 gradi e massime attorno ai 13 gradi circa. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo, quasi calmo, visibilità da buona a discreta. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea e ci rivediamo tra poco. Tante grazie alla nostra Annalisa, andiamo avanti, offensiva contro i furbetti dell'ISEE, allo studio un accordo tra regione e finanza per intensificare i controlli sui beneficiari di assegni antipovertà e bonus bebè. Via libera al bilancio di Palazzo, 4 milioni e mezzo alle pensioni degli ex, piano telefoni, pioggia di smartphone in arrivo per eletti, portaborse e dirigenti. E poi il popolo dei diportisti festeggia lo stop alla tassa. La tassa di possesso sulle imbarcazioni di lusso non c'è più, cancellata da un emendamento alla legge di stabilità firmato dal deputato del PD Tiziano Arlotti, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Accolta con soddisfazione l'abolizione dell'imposta sulle barche sopra i 14 metri, i vertici dei marina regionali, quel balzello voluto da Monti ci ha messo in ginocchio.
Le tappe, la mossa del professore, il dietrafont e l'emendamento PD, l'introduzione della tassa sulle barche, si deve al governo Monti, risale alla seconda metà del 2011. In origine le maglie dell'imposta erano ben più larghe, tanto da mettere in fuga migliaia di diportisti stranieri. Le pressioni degli operatori del settore portarono poi nel 2013 a rivedere le coordinate della tassa. L'applicazione venne limitata quindi alle unità sopra i 14 metri solo di proprietà di diportisti italiani. A distanza di 2 anni dall'ultima correzione di rotta, la Commissione Bilancio della Camera ha abolito del tutto l'imposta su iniziativa appunto del deputato democratico Tiziano Arlotti. Ragazze molestate da un maniaco, 3 episodi di poche settimane a Monfalcone, 2 vittime avvicinate in biblioteca, caccia aperta a Monfalcone all'autore dei gesti. Pagina 1 della Trieste Cronaca, sbloccati 188 milioni per il Molo Settimo, concessione di 60 anni assegnata a Trieste Marine Terminal, tra un anno il via ai lavori per l'allungamento della banchina. Andiamo a sentire il servizio dal nostro telegiornale. Il rinnovo per altri 60 anni della concessione del Molo Settimo alla Trieste Marine Terminal porterà ad un investimento complessivo pari a 188 milioni di euro. Il dato economico è stato illustrato stamani in regione dal commissario dell'autorità portuale Zeno D'Agostino, il quale ha sottolineato, al pari del sindaco Roberto Cosolini e della presidente della regione Deborah Serracchiani, quanto siano stati importanti per raggiungere l'accordo sottoscritto lo scorso 1° dicembre, un lavoro ed un impegno congiunti da parte di tutte le parti interessate. Un investimento interamente privato, probabilmente il primo ad essere già in linea con la direzione verso cui andrà la politica nazionale per quanto riguarda questo tipo di accordi. C'è un investimento privato estremamente importante, tant'è che la concessione è condizionata alla realizzazione delle opere, con un cronoprogramma estremamente puntuale che è allegato alla concessione. I primi mesi del 2017 avranno inizio i lavori di costruzione dell'allungamento dei primi 100 metri di lunghezza per 400 di larghezza e sono previsti essere completati alla fine del 2018. Il secondo step prevede un ulteriore allungamento di 100 metri per 400 di larghezza, mentre altri 100 metri di lunghezza sono previsti nella terza fase, con 20 metri di larghezza in più, per consentire l'ormeggio delle navi feeder, unità più piccole che possono collegare Trieste ai porti adriatici con i fondali più bassi. Si tratta di un privato che sta investendo ancora una volta nel porto di Trieste e questo investimento si accompagna agli investimenti pubblici, penso 50 milioni di euro sulla parte ferroviaria di Campo Marzio, che faranno sì che le infrastrutture del porto di Trieste facciano davvero un grande salto di qualità. Il Molo Settimo, che dunque andrà a configurarsi, sarà di fatto il punto da cui partire in termini di una rinnovata ed ampliata vocazione al commercio marittimo, supportata dagli ottimi dati realizzati negli ultimi anni, per costruire, come ha sottolineato Pierluigi Maneschi, presidente di Italia Marittima, un nuovo sistema Trieste. Andiamo a vedere anche i dettagli dell'operazione, durata della concessione 60 anni, dipendenti diretti di Trieste Marine Terminal 185, TIU movimentati nel 2014, 476 miglia, lavori previsti sul terminal contenitori, investimenti complessivi, 188 milioni di euro per 3 lotti. Il primo lotto, l'allungamento dei 100 metri, costa 92 milioni di euro, si parte nel 2017, lavori conclusi a fine 2018, secondo lotto, allungamento di altri 100 metri, terzo lotto, allargamento di 20 metri della banchina. Intanto l'Authority si allea anche con l'Ateneo, firmata la convenzione per progettazione di infrastrutture e analisi economiche. Allora, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco ancora con la rassegna stampa. Bentrovati con Sveglia Trieste, rassegna stampa che proseguiamo sul quotidiano Il Piccolo, il destino dell'Unione in mano a un broker, oggi l'ultima chiamata. I giudici non si sono accontentati della mail certificata, la fideiussione attesa in tribunale stamani entro le 11. Nel pezzo di Corrado Barbacini si legge: la deadline è stata fissata stamattina alle 11. A quell'ora il giudice relatore Riccardo Merluzzi ha fissato l'udienza nel suo studio al pian terreno del tribunale per accusare
acquisire formalmente i documenti fideiussori. Insomma, ora o mai più, perché in questa occasione il giudice deciderà proprio sulla base dei soldi disponibili, ma anche delle eventuali richieste del PM Maddalena Chergia, se concedere la proroga al concordato preventivo fino al 29 gennaio 2016. Quindi si saprà in maniera definitiva se questi soldi ci sono, se la fideiussione che è stata di fatto promessa con i documenti che fino a ieri erano nelle mani dei giudici da parte di Silvano Favarato è veramente coperta e disponibile oppure no. Ieri intanto nel nostro telegiornale abbiamo mandato in onda l'intervista al sindaco di Quinto di Treviso, dove lo stesso Favarato ha una società calcistica di promozione con il quale c'erano stati parecchi problemi per la concessione dello stadio e non solo. Sentiamo l'intervista raccolta dai colleghi di Rete Veneta. Favarato. La reazione di Mauro Dalziglio, sindaco di Quinto di Treviso, al solo sentir pronunciare il nome del futuro patron della Triestina, Silvano Favarato, di per sé è più che eloquente. Se poi racconta dei suoi rapporti con l'imprenditore veneto, se ne comprende facilmente il motivo. Il comune di Quinto ha fatto di tutto per l'Union Quinto e per il signor Favarato. Forse il signor Favarato è lui che non si è comportato bene. Ricordiamo che l'Union Quinto aveva in gestione gli impianti, aveva la manutenzione ordinaria e nobile. Io mi sono ritrovato un impianto devastato da una gestione scellerata e inconsapevole del signor Favarato. Ho pagato con i soldi dei cittadini circa 20.000 euro per la rimessa a norma di cose non fatte dalla gestione precedente. Con il Treviso Academy abbiamo trovato l'accordo, e come era previsto dal bando, che tutte le associazioni del territorio potessero usufruire degli impianti. E mi sembra ricordare con circa 1.700-1.800 euro all'anno, l'Union Quinto avrebbe potuto disputare tutte le partite di campionato senza spendere un centesimo per illuminazione, per riscaldamento, per tagliare l'erba, perché tutto andava a carico del Treviso Academy. Il signor Favarato ha detto che con i suoi soldi va dove vuole. E io lo lascio andare. Il signor Favarato ci ha fatto ricorso al TAR perché dichiarava che noi abbiamo gestito in maniera scorretta il bando, un bando che è obbligatorio perché quando io ho più di un pretendente sono un'amministrazione pubblica e devo mettere a bando. L'hanno perso per dichiarazioni non corrette e lui mi ha fatto ricorso al TAR. Ricordiamo che per questo ricorso io ho dovuto spendere dei soldi dei cittadini di Quinto perché mi sono dovuto difendere e il TAR si è pronunciando, rigettando tutte le accuse del Favarato e condannandolo a pagarmi anche dei danni. Quindi io aspetto qui in municipio il signor Favarato che venga a pagare il debito con i cittadini di Quinto. E invito i tifosi della Triestina di essere molto accorti nel loro nuovo presidente. Eh beh, insomma, parole che la dicono tutta insomma, su questo personaggio che si è avvicinato alla Triestina e che teoricamente ha in mano la società, ma a deciderlo in via definitiva saranno proprio i giudici oggi sulla base di questa fideiussione che c'è, non c'è, è coperta, non è coperta, vedremo oggi. Intanto ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia locale. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Diciamo la situazione al momento è abbastanza tranquilla. Abbiamo due incidenti in atto, uno in via Carducci all'intersezione con i portici di Chiosa, un'auto scooter leggermente ferita dal Centaura, comunque nessun problema di viabilità, adesso sto vedendo dalle telecamere i veicoli sono stati rimossi dal punto d'urto, perciò si tratta solo di attendere i rilievi, la contusa è a bordo dell'ambulanza. Abbiamo notizie anche di un incidente in via San Marco all'intersezione con la via Alberti, dovrebbe essere coinvolto un mezzo del 118, non abbiamo notizie se ci siano feriti o meno. Per il resto la notte è trascorsa tranquillamente, non abbiamo altri particolari interventi in atto, il traffico ovviamente vista l'ora è abbastanza scorrevole, vi rimando eventualmente al prossimo collegamento. Perfetto, grazie allora al tenente Fulvio De Grassi per tutti gli aggiornamenti del caso.
Proseguiamo con la rassegna stampa. Medici in sciopero, sale operatorie vuote. Nessun intervento a Catinara, pochi al Maggiore. La denuncia di Ordine e Sigle. 30 posti vacanti solo a Trieste. Accordo con Comune Azienda Sanitaria, sportello welfare, coinvolti i sindacati. Il commissario degli quadri, molti cittadini non sanno accedere ai servizi online. Esperti a confronto sulla salute mentale, avvii lavori del convegno internazionale sull'inclusione delle persone con disturbi psichiatrici. Il PD apre la campagna elettorale con 8 tavoli tematici. E poi raccolta fondi per i commercianti multati, mossa di Forza Italia dopo la raffica di sanzioni al mercato coperto. Cosolini, vicenda spiacevole, ma i vigili fanno il loro lavoro. Il piano regolatore è in tilt per la guerra della costiera. Comune KO contro l'avvocato dell'Unione Slovena Mocnik davanti al capo dello Stato. Via Plinio torna così edificabile. Comune in crisi, rischia ricorsi o cede al cemento. Ma l'iter del documento stava per saltare anche per un emendamento poi ritirato da Svab del PD. Il centrodestra rientra in aula per assicurare il numero legale e Cosolini ringrazia. Questa è un po' diciamo la battaglia anche in consiglio comunale. Intesa sulla Revas, evitati i licenziamenti, i sindacati firmano dopo 7 ore di trattative con Saip Orion, avanti con la cassa integrazione straordinarie. Dopo 7 ore di discussione, iniziata alle 9 e finita alle 16, le parti hanno sottoscritto un verbale d'intesa alla presenza del curatore fallimentare Piergiorgio Renier. Vertenza Burgo, nuovo incontro a Vicenza, tempi stretti per un accordo sulla solidarietà. Più controlli in ferriera grazie al Comune. Il sindaco rivendica la paternità di una serie di condizioni fissate nell'AIA per tutelare salute e lavoro. Intanto Battista mette sotto tiro il laminatoio. Il senatore triestino Lorenzo Battista del gruppo parlamentare per l'autonomia annuncia di aver depositato un nuovo atto di sindacato ispettivo riguardante la costruzione del laminatoio all'interno della ferriera. Ancora cronaca, mi hanno picchiato e muore in ospedale al vaglio del GIP la vicenda di un uomo deceduto a Catinara. Per il PM il caso è da archiviare, ma il fratello non si arrende. Allora, sentiamo poi sulla vicenda del Molo Settimo, sulla concessione sessantennale di cui abbiamo parlato poco fa, relativa appunto al Molo Settimo e ai progetti di allungamento dello stesso, l'intervista a Maneschi, numero uno appunto del gruppo omonimo che sovrintende TMT e non solo. Sentiamo. Un porto che fa soltanto transito non ha futuro, non lascia ricchezza. Il presidente di Italia Marittima ha le idee chiarissime. Oggi lo sviluppo di un porto sta nella capacità e verrebbe da dire nella volontà di far dogana, di sdoganare le merci. Questo è un porto emporiale che era abituato a fare questo. È stato dismesso perché per forza di cose è stato dismesso. D'altra parte se gli spedizionieri vanno via, evidentemente come si fa a sdoganare se non c'è gli spedizionieri? Per ragionare in tal senso, avverte Maneschi, è necessario anche un cambiamento di mentalità. Vuol dire avere una dogana efficiente, con gente che parla inglese e tedesco, perché è chiaro che se uno dalla Germania manda un documento in tedesco, si può dire prima fammi la traduzione. Voglio dire, lavorare online, come fanno da tutte le parti. Se sono state fatte 12.000 pratiche doganali in Olanda, evidentemente ci sarà un motivo, perché si sono attrezzati. D'altra parte un piccolo paese, dei 12-15 milioni di contenitori che fanno in Olanda, quante ne potranno consumare in Olanda? 2 milioni? E gli altri dove vanno? All'estero. E loro non accettano di avere un porto di transito, vogliono anche un porto dove si possa fare business, e il business è quello della dogana. In un simile contesto, spiega, la capacità attrattiva di Capodistria ha già catturato parecchie realtà che un tempo operavano su Trieste. Andate a vedere a Koper che cosa fanno, andate a leggere
sull'elenco telefonico di Coper. Vedete quanta gente che è di Trieste che lavora là. È normale. Si va a lavorare dove c'è business, non si va a lavorare dove si va a elemosinare. È semplice. Infine, Maneschi regala un ultimo esempio di quanto sarebbe conveniente, attrattivo ed indispensabile, un porto che appunto sdoganasse le merci. Quando uno che sta a Monaco sa che la nave non è ancora arrivata a Trieste e già la merce è sdoganata, e chi glielo fa fare di perdere altri due giorni, magari un giorno a Monaco? Lo fa quando la merce, però bisogna creare i presupposti che questo avviene. Oggi non è così. Bene, queste le parole appunto di Maneschi. Andiamo avanti allora con la rassegna stampa, con il quotidiano Il Piccolo. In piscina per nuotare tra i libri, inaugurato alla Bianchi, nuovo punto di lettura, 2000 volumi a disposizione del pubblico. Sant'Orligo non molla la Varosandra, sì del Consiglio Comunale al rinnovo per 3 anni della gestione della riserva naturale nonostante i tagli dei fondi regionali. L'agenda ricerca passo di danza, la maratona Teleton, lo show One Step Behind nella sede BNL di Ponte Rosso. Un giorno da battitore, c'è Don Vatta all'asta per portare l'acqua in Kenya. Max Fabiani, l'arte di vivere, disegnare lo spazio, uno spettacolo, una mostra e un busto dedicati alla città, dalla città di Gorizia, il grande urbanista nato 150 anni fa. Star Wars, ora il lato oscuro è più politically correct, più spazio alle donne, la protagonista è Rey e ai afro-degli neri, ma il conflitto tra bene e male in questo settimo capitolo diventa scontro tra padri e figli, muscolare e non filosofico. Il musical dei record, dal 6 al 10 aprile i biglietti sono in prevendita. Basket, Trieste cantiere aperto per il futuro, Biancorossi oggi appena in linea di galleggiamento come 2 anni fa, ma il lavoro attuale dovrà fruttare nei prossimi mesi. Intanto il caffè Rossetti, buon umore e auguri con i Biancorossi. Ghiacci la prende con filosofia, periodo no, ma resto ottimista. Le altre notizie calcistiche, rivoluzione di Coppa, restano a casa anche Roma e Viola, dopo l'Alessandria e lo Spezia, una delle due in semifinale, la Fiorentina è stata eliminata dalla Cenerentola Carpi. La Juventina contro la FIGC, basta, andiamo in Slovenia, il club goriziano di Sant'Andrea attacca la federazione, ci sta perseguitando, d'ora in poi giocheremo intanto tutte le nostre amichevoli oltre confine. A proposito di confini invece, abbiamo visto l'approdo dei militari anche a Trieste per i presidi antiterrorismo e così via. Ieri però, diciamo così, per andare a realizzare un servizio, per fare il punto della situazione, al nostro Bernardo Gullotta è andata così. Sentiamo. Siamo al confine di Fernetti, questa mattina sono circa le 11, nessun militare però si è visto in questa zona. C'è la possibilità chiaramente che i militari dell'esercito assieme ai poliziotti della frontiera si siano spostati da un'altra parte, sta di fatto che attualmente questo confine non è presidiato. Piccolo sopralluogo nelle zone di confine del territorio triestino. Dopo i recenti annunci provenienti direttamente dalle fonti dello Stato, l'aspettativa in questi giorni era quella di trovare un piccolo contingente di militari dell'esercito nelle zone di confine. Il risultato però è stato diverso. Confine di Pesek, anche qui come per Fernetti nella confine fra Italia e Slovenia, nessun militare dell'esercito a presidio. Chiudiamo con il confine di Rabuiese, anche in questo tratto non ci sono militari dell'esercito a presidio, quindi sommiamo il confine di Fernetti, il confine di Pesek per chiudere
con questo qui di Rabuiese, nessun militare questa mattina, almeno dalle nostre telecamere, è stato avvistato a presidio proprio dei confini. Verificare la presenza dei militari il giorno stesso in cui parte l'operazione è troppo facile. Oggi, a qualche giorno di distanza, il risultato è questo. Qualcuno però ci ha affermato di aver visto alcune volanti della polizia seguite dai mezzi militari passare per il confine, fare un giro e poi proseguire altrove. Ecco quindi che l'assenza di militari in zona di confine è spiegata dal fatto che il personale pattuglia il territorio senza fermarsi necessariamente in un punto specifico. Resta il fatto che la nostra cronaca racconta quanto visto, ovvero un giro mattutino di qualche ora fra un confine ed un altro, col risultato che di militari in quelle zone non se n'è vista nemmeno l'ombra. Allora, andiamo qualche istante in pubblicità, torniamo subito dopo con il primo ospite di giornata. Bentrovati con Sveglia Trieste, proseguiamo con la rassegna stampa in attesa dell'arrivo del nostro ospite di giornata con il Corriere della Sera. Abbiamo visto già in precedenza svolta degli Stati Uniti, alzati i tassi, il primo aumento di un quarto di punto dal 2006, Elen più crescita e lavoro, Federal Reserve, gradualità in futuro ma per Padoan ancora rischi di stagnazione secolare. La Federal Reserve ha aumentato di un quarto di punto percentuale il tasso di interesse base negli Stati Uniti. Non ci sarà un'altra recessione. La Federal Reserve alza il tasso guida dallo 0,25 allo 0,50. Fiducia nella nostra economia. Il denaro era a costo zero dal 2008, ora aumenti graduali. Wall Street fa festa la vicenda. Ieri la Federal Reserve, la banca centrale, ha deciso appunto un rialzo dei tassi. Si tratta del primo rialzo dei tassi dal 2006 che, per dirla con le parole della Presidente Janet Yellen, segna la fine di un'era straordinaria. Il costo del denaro è stato portato a un range tra il 0,25 e il 0,50%. Il ministro in Confindustria, il Padoan professore, la stagnazione secolare, c'è una ripresa ma in generale è debole, non c'è accelerazione. Così Piercarlo Padoan ammette di parlare più da professore che da ministro sulle vicende appunto economiche. L'America cerca la normalità ma resta l'incognita del lavoro, questo è il commento a Olivier Blanchard, l'economista francese che appunto fa una riflessione su quella che è stata la scelta strategica degli Stati Uniti. Primo piano l'inchiesta per gli ex vertici dell'Etruria, in arrivo le sanzioni di Banca Italia. C'è anche Pierluigi Boschi tra i destinatari del provvedimento disciplinare. La vicenda, l'ex presidente della Banca dell'Etruria Lorenzo Rosi e l'ex membro del Consiglio di Amministrazione Luciano Nataloni sono accusati dalla Procura di Arezzo di omessa comunicazione di conflitto di interessi per aver sfruttato a fini personali il proprio ruolo all'interno dell'istituto. Il procuratore Roberto Rossi ha chiuso anche un secondo filone di indagine riguardante l'emissione nel 2013 di fatture false, operazione fatta per cercare di mascherare le perdite di bilancio. Questa è l'inchiesta giunta a conclusione e proprio nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini. Scontri in aula tra Premier e Lega, domani il voto sulla sfiducia a Boschi, lo sfogo in treno dell'ex presidente, tutte falsità, tagliai il mio stipendio. Fornasari e i bond, mai offerti premi ai dipendenti che li piazzavano, era tutto scritto. Il profilo Giuseppe Fornasari, 66 anni, è stato presidente della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio dal 2009 al 2014, deputato DC e sottosegretario di Stato nei governi Andreotti.
Primo piano le banche, il silenzio di Vestager, la linea di Berlino, ridurre gli aiuti e colpire il risparmio. Il commissario europeo alla concorrenza quindi preso di mira per la mancanza appunto di un intervento e di silenzio in questo momento di particolare difficoltà. Sofferenze bancarie in Italia, vedete questo grafico in continua crescita dal 2009 ai giorni nostri, tra parentesi la quota di sofferenze non coperte da accantonamenti esprime il presunto valore medio e lungo periodo dei prestiti in sofferenza. Consulta, Renzi sceglie il Movimento 5 Stelle, ecco i tre giudici. Il capo del governo esclude Forza Italia dall'accordo, eletti Barbera, Modugno e Prosperetti. Primo, il candidato del Movimento, Di Maio, non abbiamo trattato, ma Sisto non c'era più. Augusto Barbera, professore emerito di diritto costituzionale, 77 anni, ex deputato e ministro del governo Ciampi, sostenuto dal PD. Franco Modugno, professore emerito di diritto costituzionale, 77 anni, dirige la rivista Giurisprudenza Italiana. Giulio Prosperetti, giurista, 71 anni, ha assegnato diritto del lavoro a Roma e giudice della Corte d'Appello della Città del Vaticano. Per lui il sostegno del centro. Quella lite con Brunetta in aula che è servita al leader per il blitz, l'intesa con i 5 Stelle era già maturata nei giorni scorsi. Il premier, presidente del Consiglio Renzi, ieri accanto appunto al ministro Marianna Madia. 581 i voti presi da Augusto Barbera, sostenuto dal PD, 609 i voti presi da Franco Modugno, sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Politica, l'ira di Berlusconi, noi tagliati fuori dalla Corte, davamo posti all'opposizione a differenza di Renzi, votare presto, ma annuncia i nodi Forza Italia alla sfiducia per Boschi. L'intervista a Maria Rosa Rossi, senza i finanziamenti pubblici, a rischio partiti e democrazia. Penati, potrei tornare, con me il PD fu codardo, dopo la soluzione mi ha telefonato anche Guerini. Esteri, le sanzioni a Mosca restano e sulla Brexit no a cedimenti. Merkel, dalla linea alla vigilia del vertice europeo, la partita italiana. Oggi e domani si svolge a Bruxelles il Consiglio europeo. Tra i temi caldi sul tavolo, il terrorismo, la situazione in Medio Oriente, le sanzioni a Mosca, la riforma dell'Unione europea e le ondate migratorie. Intanto Renzi è insoddisfatto, manda via in anticipo l'ambasciatore all'Unione europea. Il reportage a Mosul, guerriglia casa per casa, popolazione filo ISIS, cosa attende i soldati che difenderanno la diga. Allora, ci ha raggiunto in studio Giulio Lauri, consigliere regionale di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, ben trovato innanzitutto. Buongiorno. Ben trovato e buongiorno. Allora, io volevo far vedere intanto, così poi partiamo con il nostro ospite, con le vostre telefonate, il servizio sullo sciopero dei medici, poi torniamo e lanciamo un po' quelli che sono gli argomenti su quali poi chiediamo anche il vostro intervento da casa. Quasi il 12% di adesione allo sciopero, un dato molto significativo se si pensa che i servizi sanitari sono fra quelli garantiti per legge, con le sale operatorie di Catinara, Maggiore e Burlo non operative e il conseguente rinvio degli interventi chirurgici programmati per oggi. E questo è il dato, come riferito dalla dottoressa Laura Stabile, segretaria regionale di ANAO Assomed, il sindacato dei medici dirigenti, relativo all'astensione del personale sanitario in occasione della giornata di sciopero indetta a livello nazionale. È una protesta per e non contro le persone, è stato sottolineato, per evidenziare il concreto rischio che nei prossimi anni, in assenza di un progetto di respiro nazionale sulla sanità, sia vanificato il diritto costituzionale alla tutela della salute. Il disagio della società medica è più che evidente, disagio legato alla netta sensazione, o più che altro la certezza, di non essere ascoltati, di non essere sentiti dai decisori politici e tecnici a livello nazionale. Per dire, lo scorso anno viene messo in un decreto di stabilità, quindi quello
le forme che vengono votate tout court, il ruolo dei medici con le altre professioni sanitarie, delegando a altre professioni sanitarie atti sanitari cosiddetti semplici, senza averne discusso minimamente. Quest'anno con lo stesso sistema viene messo le procedure per colpa grave, cioè quindi cose che legano alla magistratura, anche questo è un decreto legge che non ha avuto la possibilità di essere discusso dalla classe medica. Questo provoca sicuramente un forte disagio e la sanità, che chiaramente risulta essere sottofinanziata, anche questo crea dei problemi per quanto riguarda il mantenimento del sistema sanitario come l'abbiamo concepito e come è stato costruito nell'arco di questi anni. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l'auspicio è che tutte le scelte della politica in campo sanitario vengano realizzate in stretta collaborazione con gli operatori. Nella nostra regione, fra l'altro, abbiamo un sistema sanitario che è all'eccellenza a livello nazionale e quello che noi speriamo e ci auguriamo che venga mantenuto tale, ovviamente con la collaborazione della classe medica, quindi massima integrazione, cerchiamo di condividere le scelte che sono estremamente importanti. Allora, con Giulio Lauri volevo iniziare partendo chiaramente dall'analisi di questa finanziaria regionale, che insomma andiamo intanto a dare un quadro di quella che è la legge di stabilità del Friuli Venezia Giulia, poi dopo insomma entriamo nel merito perché ci sono tanti argomenti che interessano anche in particolare Trieste. Intanto 040 31 39 93 per intervenire da casa. Ma come gli ascoltatori sanno, in questi giorni stiamo discutendo in consiglio la legge di stabilità 2016 e innanzitutto bisogna dire che, nonostante i tagli che riguardano quasi tutte le regioni, in Friuli Venezia Giulia facciamo una finanziaria, una legge di stabilità con più risorse rispetto a quelle dell'anno scorso. E questo è frutto, diciamo, di un'azione di risanamento dei bilanci della regione che è cominciata nella scorsa legislatura e sta continuando con ancora più velocità in questa, ed è frutto anche delle maggiori risorse che siamo riusciti a contrattare per questi anni nella trattativa con lo Stato. Il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale, trattiamo con lo Stato la quantità di risorse che entrano nelle nostre casse regionali, o meglio, insomma, quelle che non gli, diciamo, diamo dai proventi delle entrate, e queste due cose fanno sì che quest'anno noi abbiamo una legge di stabilità con 190 milioni di euro in più rispetto, liberi disponibili in più rispetto all'anno scorso. Come si sa, la gran parte delle risorse regionali sono investite nella sanità, quasi la metà della spesa corrente della spesa, diciamo, libera va alla sanità. Ecco, la prima buona notizia è che questa ambiziosa riforma della sanità regionale che abbiamo messo in campo avrà delle risorse in più disponibili per poter produrre i suoi effetti, e il primo effetto che noi vogliamo produrre è quello di permettere ai cittadini e alle persone di curarsi di più a casa col medico di famiglia senza ricorrere all'ospedale e non appunto nelle strutture ospedaliere. Lo dico perché, ricollegandomi anche al servizio di prima, ieri c'è stato uno sciopero molto importante, molto partecipato dei medici italiani. E naturalmente c'è una critica al governo rispetto alle sue misure, però c'è anche una preoccupazione rispetto alla riforma che stiamo per mettere in campo in Friuli Venezia Giulia. Ebbene, noi queste risorse che stiamo liberando per il 2016, con queste risorse vogliamo cominciare a fare i primi passi di attuazione della riforma, che sarà una riforma lunga, complessa, per insomma costruire sul territorio i primi centri di assistenza primaria, che saranno dei luoghi diversi dall'ospedale in cui il cittadino potrà per 12 ore, quindi indipendentemente dal fatto che il medico sia malato, sia in visita, che il proprio medico, potrà trovare un pool di medici in qualche modo in grado di dargli continuativamente una risposta, e quindi ricorrere anche in misura minore all'ospedale, che certe volte viene utilizzato, fra virgolette, in maniera anche un po' impropria, facendogli evitare in maniera decisiva i costi della sanità. Sentiamo il nostro telespettatore da casa. Buongiorno. Pronto? Prego, signora. Sì, buongiorno. Intanto volevo dire questo. Circa un mezzo fa, avevo fatto una segnalazione, io che lavoro alla stazione centrale di Trieste. Sì. Avevo fatto una segnalazione dicendo che comunque le ferrovie hanno chiuso l'acqua completamente. Le fontanelle non ci sono più sulle pensiline e questo era un problema. Volevo sapere se ci sono novità. Poi
un'altra segnalazione che volevo fare. Da circa una ventina di giorni ci sono gli immigrati che iniziano a far fuoco. Si fanno un fuoco per scaldarsi, però il problema è che si scaldano con tutto quello che trovano: plastica, traversine impregnate con rame, con non so neanche io, e c'è un fumo della Madonna, è irrespirabile, non si può respirare, e insomma, allora dico, se nessuno fa niente, è stata presa dalla polvere, e loro dicono che non possono fare niente. Abbiamo chiamato, non noi personalmente, però qualcuno, qualche, penso qualche passeggero, qualche, ha chiamato i pompieri più di una volta, sono venuti a spegnere i fuochi, però poi non è successo nulla. Allora volevo sapere cioè, chi fa qualcosa per fare uno qua, perché io sono 8 ore sul lavoro e mi respiro 8 ore, sta roba irrespirabile, insomma. Certo, lei lavora in stazione centrale? Esatto. Quindi sostanzialmente ogni mattina, diciamo così, c'è questo fumo proveniente dal silos. Mi passo pomeriggio più che mattina, verso mezzogiorno e poi anche tutta la notte, di sera a notte. Io purtroppo faccio turni, faccio delle notti e d'altronde sono costretta a respirare questa roba qua. Cioè, insomma, questa roba va risolta. Certo, certo. E anche quanto prima, insomma, perché sono già 20 giorni, però tutti hanno visto, tutti sentono la puzza, però i pompieri fanno il suo lavoro, vengono là, spengono il fuoco ed è risolto, insomma. Però questa roba bisogna risolverla. Io capisco che si scaldano, però, insomma, o gli procurano della legna e quindi tutto sommato non sarà sanissima, però almeno è legna, ma insomma bruciano, ripeto, traversine, impregnate di catrame, robe vecchie che buttano via, plastiche, di tutto, purché bruci, bruciano tutto. Insomma, questo non è sano, no? No, assolutamente, anzi è una segnalazione quanto mai importante e insomma credo che ce ne occuperemo anche nel nostro telegiornale, perché insomma è un qualcosa chiaramente da risolvere. Grazie signora per la sua telefonata. Grazie a voi. Grazie, buongiorno. E diciamo che la signora non ha fatto altro che risollevare il problema del silos che stagionalmente crea problemi in situazioni diverse. Questa, fa insomma, benissimo la signora, perché la situazione del silos è una situazione inaccettabile. Il problema è che noi diciamo periodicamente, ogni tot giorni, noi, insomma, il sistema, le istituzioni lo risolvono, però purtroppo solo temporaneamente, nel senso che il silos viene periodicamente svuotato, le persone vengono prese e portate o nei vari centri diciamo regionali oppure con i pullman in altre regioni. Il problema è che c'è stato un passaparola per cui periodicamente il silos si riempie con nuovi cittadini immigrati. Naturalmente c'è un disagio per i lavoratori della stazione, che è ora di pranzo, probabilmente è ora di cena, nelle prime ore della sera, e sono costretti, fra virgolette, a convivere con il fumo, perché evidentemente hanno bisogno di scaldarsi, di mangiare, ma c'è una situazione più in generale di dignità anche di queste persone, del fatto che non, questa situazione insomma, ha un po' ha dell'incredibile. Ne ho parlato ieri sera con l'assessore Torrenti, lui sta facendo pressioni sul ministro per avere a giorni un'altra, diciamo, per fare in modo che un altro contingente di profughi venga portato via. Il problema è che si teme che poi ne possano ritransitare degli altri e quindi c'è anche la necessità di velocizzare tutti quegli interventi che lo Stato sta facendo, ma sta facendo purtroppo con ancora grande lentezza, di costruzione di questi hub, di questi centri di accoglienza che si potranno, che si stanno mettendo, che si stanno preparando temporanei, no? Anche mettendo a posto delle caserme, dei luoghi di questo tipo. Purtroppo serve del tempo per fare dei lavori minimi, servizi igienici, riscaldamento appunto. E queste persone sono però ancora lì, ancora in strada, questo ovviamente è inaccettabile. È un compito del governo, non spetterebbe né alla regione né al comune. Il problema è che poi no, anche il problema, vicino a una stazione, certo, come dire, no, ma assolutamente. Ci sono dei pendolari, ci sono turisti, c'è un po' di tutto, no? C'è arrivare in mezzo ai fuochi. Io l'altro giorno sulla finanziaria proprio sono intervenuto dicendo anche con soddisfazione rispetto alle cose che stiamo facendo, ma e dicendo anche che nonostante spetti allo Stato,
noi dobbiamo cercare anche in qualche modo temporaneamente di esercitare un ruolo di supplenza, perché è davvero incredibile innanzitutto per la sicurezza e la dignità di queste persone, per i disagi che crea ai cittadini e in questo caso anche ai lavoratori e alle lavoratrici. Insomma, non è una situazione degna di un paese civile. E anche sull'altro tema, quello dell'acqua nelle stazioni, io penso che l'ascoltatrice abbia perfettamente ragione. Io viaggio parecchio in treno e è davvero incredibile questo fatto che in gran parte d'Italia Trenitalia tagli l'acqua nelle stazioni. Probabilmente hanno degli introiti sulla vendita delle bottigliette di acqua nelle macchinette, non ho idea qual è il motivo, però insomma una roba anche questa che mi sembra davvero inaccettabile, sono quelle cose che giustamente fanno imbufalire i cittadini. Allora, abbiamo una telefonata in coda, quindi la sentiamo, poi andiamo in pubblicità. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sento il ritorno, quindi qualcuno evidentemente al telefono. Pronto? Pronto? Prego signora. Allora, io volevo parlare riguardo la sanità. Prego. Io ho avuto bisogno di ricorrere al pronto soccorso due volte per delle perdite di equilibrio. Naturalmente mi hanno prescritto delle analisi, quale risonanza magnetica, ecocardiogramma e il Doppler. Naturalmente, andata dal medico di base, risonanza magnetica non se ne parla perché attese bibliche comunque, ho dovuto farlo privatamente. La perdita di equilibrio durante, se lei cammina, è una cosa impossibile da sopportare. E naturalmente ho fatto la risonanza magnetica privatamente e questo è il servizio sanitario che ci dà il pubblico. E inoltre sono andata dal cardiologo, il cardiologo che doveva prescrivermi l'ecocardiogramma e il Doppler, non me l'hanno fatto, naturalmente per una crisi economica, naturalmente, quindi devo fare tutto privatamente. Dopo i due ricorsi al pronto soccorso, dovevo fare una visita neurologica perché hanno trovato qualcosa nella risonanza magnetica. Mi hanno dato, il medico di base mi dà la prenotazione per l'esame neurologico, per la visita neurologica, e naturalmente ce l'ho dal 18 novembre, me l'hanno data all'8 aprile. Mi sembra un po' lontanino, non come... Certo, certo. Mi dica cosa c'è di risolutivo in questo miglioramento della sanità pubblica. Guardi, è assolutamente da eliminare una cosa del genere. Secondo lei è giusto? No, posso rispondere? Adesso risponde... Tanto devo fare quasi tutto privatamente. Adesso risponde il consigliere regionale Lauri. Ovviamente non è giusto, e il problema delle liste di attesa nella sanità è... Sono bibliche le attese. È assolutamente biblica, naturalmente per certi esami di più, per certi esami di meno, ma certamente il fatto che il cittadino... Perché una visita neurologica, secondo me... Scusi? No, dicevo... La questione delle liste d'attesa è certamente uno dei problemi più grandi che dobbiamo affrontare. Peraltro ci sono anche delle motivazioni su cui stiamo intervenendo non per una questione di costi, perché escludo una delle cose che la signora ha detto, e cioè che le possa essere stato rifiutato una prestazione, un esame, per motivazioni economici. Questo non può essere insomma, non nel senso che lei non sta dicendo una cosa vera, ma nel senso che... Mi scusi che no, le interrompo, mi scusi. Questo non, allora, signora, questo non può essere, perché se un medico le ha rifiutato un esame per questo motivo, ha commesso, insomma, lui una cosa che non doveva commettere. Mi scusi che le interrompo. Prego, mi dica, mi dica. Io ho un blocco di branca sinistra completo e ho fatto 2 anni fa l'ecografia e naturalmente anche l'holter, che mi hanno prescritto nuovamente.
e il medico mi dice: l'ha fatto 2 anni fa, non occorre farlo adesso. Ma siccome la richiesta del neurologo del pronto soccorso era nella richiesta, ci sono due medici che danno un'interpretazione diagnostica diversa, signora, ma non è possibile che il secondo medico, cioè non è possibile, se il secondo medico le ha detto che non le fa l'esame perché costa troppo, questo ha commesso, diciamo, un reato. No, non è una che cosa... mi ha detto che costa troppo, ecco, me allora... l'ha rifiutato, punto e basta, perché ha detto ho fatto 2 anni fa. Su questo non posso entrare, signora, io sono un geologo, mi occupo di... Sì, ma lei stava parlando prima di... Non sono un medico, io dico che non è possibile che un medico, diciamo così, rifiuti a un paziente una prestazione per un motivo di costo, perché la sanità in questo paese, fino a prova contraria, è una sanità, diciamo, che deve essere garantita a tutti. Ci sono dei problemi reali che sono le liste d'attesa, la durata. Il problema che lei solleva è vero, è un problema rilevante, è un problema su cui stiamo cercando di intervenire per ridurre questi tempi. Non ho le statistiche con me, però insomma penso che avete però avuto in altre occasioni, mi scusi, l'assessore alla sanità, appunto, lo so, sta e dicendo delle cose vere, signora, sta dicendo delle cose giuste, è un problema reale. Però è un problema. La risonanza magnetica ha rilevato che ho delle briosi, signora, quindi non è che è una cosa... Le sto dando ragione, sto dicendo che le cose... Sì, ma allora non dica che la legge di stabilità ha stabilito un incremento delle risorse per la sanità. No, lo dico signora perché è vero, perché stiamo cercando per il 2016 di migliorare precisamente anche questo tipo di problemi e per fortuna la sanità regionale nel 2016 avrà più risorse che nel 2015. Noi vogliamo usare queste risorse anche per risolvere dei problemi come la diminuzione dei tempi di attesa nella sanità, così come per dare un'altra risposta a un problema che ponevano ieri i medici nella loro giornata di mobilitazione, che è quella, diciamo così, anche della presenza del personale sanitario nelle strutture pubbliche. In questi anni c'è stato un blocco del turnover, una difficoltà nella sostituzione del personale che andava in pensione. Il personale sanitario, a cominciare da quello infermieristico e non infermieristico, quindi anche, diciamo, gli OTA, gli assistenti che lavorano negli ospedali, sono sottoposti a turni massacranti da ormai tanto tempo. Allora stiamo facendo dei concorsi per acquisire in qualche modo nuovi infermieri. Però anche questo è un problema qui, signora, il fatto che i problemi sono tanti, si sono accumulati, riguardano le liste di attesa, il numero delle persone che lavorano nella sanità, un eccessivo ricorso in alcuni casi all'ospedale e una poca, diciamo, attenzione a come viene seguita la salute del cittadino sul territorio. I problemi sono tanti, cerchiamo di affrontarli. Il fatto che possiamo affrontarli il prossimo anno con più risorse che nel 2015, io credo che sia una buona notizia. Cercheremo di utilizzare al meglio queste risorse. Non risolveremo tutti i problemi, diciamo così, in un colpo, perché questo è impossibile, però pensiamo di poter avere, diciamo, più risorse per cominciare a risolvere alcuni di questi problemi, e su questo c'è tutto il nostro impegno, glielo garantisco. Infine c'è un'ultima questione, signora. Purtroppo negli ultimi anni sono aumentate drasticamente, diciamo così, le prestazioni richieste dai medici, che vengono definite prestazioni inappropriate. Cosa succede tante volte? Alcune volte che i medici, in qualche modo, per cautelarsi al massimo rispetto anche a possibili errori, a una difficoltà nel fare la diagnosi, fanno diciamo un numero di esami, di prescrizioni, magari superiore alla effettiva necessità. E questo anche per una cautela di tipo, una tutela di tipo legale. Anche questo è un problema che ha fatto lievitare in modo spropositato i costi della sanità pubblica e che determina il fatto che le liste di attesa siano così lunghe e che un cittadino che ha realmente un problema debba aspettare troppo tempo prima di fare un esame. Allora, vede che sono tanti problemi di ordine diverso,
Sono cose molto complesse, però davvero stiamo cercando di affrontarle con il massimo impegno. Andiamo in pubblicità perché abbiamo un po' sfolato, torniamo tra qualche istante. Bentrovati con Sveglia Trieste, con noi c'è Giulio Lauri, consigliere regionale di SEL Sinistra Ecologia e Libertà. Abbiamo la nostra Annalisa che attende per le previsioni del tempo. Ciao Annalisa, prego. Grazie Marco per la linea. Ricordiamo, per oggi sono previste iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti, ampie schiarite nelle ore centrali e serali della giornata. Le temperature saranno in leggera diminuzione nei valori minimi attorno ai 7 gradi, stazionari in quelli massimi attorno ai 12-13 gradi circa. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo o quasi calmo, visibilità discreta con locali foschie. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea e ci vediamo più tardi, a dopo. Grazie Annalisa. Allora, sempre in ambito di finanziaria, di legge di stabilità, ci sono tanti, diciamo, provvedimenti mirati. Tra questi il tema del sostegno al reddito, probabilmente uno dei più importanti e sentiti dai cittadini. Sì, abbiamo avuto tantissime domande in questi primi due mesi in cui la misura è operativa, e in particolare queste domande, molte di queste vengono da Trieste. Come i cittadini sanno, una misura che serve a dare una mano ai nuclei familiari e anche alle persone singole in difficoltà con meno di insomma, con un reddito molto basso, e attraverso un assegno che può variare che può arrivare fino a circa 500-600 euro al mese, facendo un patto però con la regione per fare un percorso, diciamo così, di tentativo di ricerca di lavoro oppure di inserimento sociale nel caso in cui le persone vivano delle condizioni particolari di difficoltà. Una delle critiche del centrodestra era non troverete i soldi per fare questa misura. In realtà, ecco, anche questa penso che una buona notizia di questa finanziaria, noi insomma, le risorse ci sono, le abbiamo messe fino all'assestamento di luglio in modo da verificare a quel punto quante ne potrebbero mancare per arrivare alla fine dell'anno, e devo dire che c'è anche questo fatto curioso che l'opposizione di centrodestra, Forza Italia, i cittadini si ricordano forse che Tondo, appena arrivò nel 2008, cancellò una misura analoga che aveva fatto la Giunta Illy. Ebbene, Forza Italia, anche un po' strumentalmente, io credo, perché adesso insomma, a volte l'opposizione fa più uno, ci dice aumentiamo questa misura. Ecco, chi 5-6 anni fa la cancellò, oggi in qualche modo ne riconosce l'utilità e auspicherebbe addirittura maggiori risorse. Credo che sia un fatto importante. Oggi più forze dentro il Consiglio regionale, non solo la maggioranza, pensano che questa sia una misura necessaria e da mantenere, e siamo contenti di averli convinti, insomma, con i fatti, con i numeri, purtroppo col disagio delle persone, che evidentemente oggi è più percepibile di quanto non fosse qualche anno fa. Però insomma, i soldi per il sostegno al reddito ci sono, e questo è un fatto rilevante perché permetterà di dare una risposta temporanea a una situazione di condizione sociale difficile di tante tante persone, di tanti anziani, di tanti giovani che non hanno trovato il lavoro e che hanno una condizione di reddito molto bassa. Prima parlavamo, ho visto anche l'articolo dal quotidiano Il Piccolo, del anche un provvedimento mirato per quanto riguarda Miramare, no? Che è al centro delle attenzioni per la questione diciamo così, del centro del WWF, ma la regione è intervenuta in maniera, diciamo così, mirata anche per, come dire, questi nuovi rapporti tra comune e Stato sul parco di Miramare. Questa roba di Miramare è uno scandalo, no? Perché tutti i triestini sanno quanto è bello quel parco, sanno quanto sia la principale attrazione turistica del Friuli Venezia Giulia, e uno va a farsi un giro al parco di Miramare e vede una condizione veramente inaccettabile. Come i cittadini spero sappiano, il parco non è gestito dalla regione, non è gestito dal comune, è gestito dallo Stato attraverso il Ministero e la sovrintendenza.
E accadono delle cose tremende, no? E una di queste è questa cosa della riserva marina di Miramare. Allora cosa succede? Succede che il Ministero dell'Ambiente fa un protocollo col WWF per gestire un'importantissima riserva marina che consente ai ragazzi delle scuole di fare le immersioni, andare a vedere i fondali, che ha una funzione protettiva di un habitat, certo, molto prezioso, no? E dice al WWF: gestisci per piacere la riserva marina e fallo all'interno del parco, Ministero dell'Ambiente. E poi, sempre nello Stato, c'è il Ministero della Cultura che dice pochi giorni fa al WWF, al Ministero dell'Ambiente, li sfratta da il bagno ducale, che è il posto da dove ci si può buttare in acqua e che non può che essere dentro il parco della riserva marina, dicendo che lì per loro non c'è più posto. Sono cose inaccettabili, sono cose kafkiane, dell'incredibile, diciamo, delle incredibili contraddizioni della burocrazia di questo paese, che vanno assolutamente battute. Allora qualche giorno fa sono stato io il promotore, una mozione di tutti i consiglieri regionali eletti a Trieste, che ha chiesto alla regione di intervenire sul governo per risolvere questo conflitto fra ministri, primo passo. Seconda questione, la regione e il comune stanno dicendo allo Stato, se non riesci a gestire tu il parco di Miramare e la riserva marina, lo facciamo noi, certo, rimane di tua proprietà, ma collaboriamo per la gestione, perché pensiamo di saperlo gestire meglio di quanto tu non riesca a fare da Roma. Questo è il modo in cui, secondo me, noi dobbiamo declinare sempre di più la specialità regionale, dimostrare che la regione sa fare meglio e con meno soldi, con meno risorse di quanto faccia lo Stato. E noi siamo convinti di riuscire a farcela. Certo. Il problema è che dobbiamo ricontrattare, diciamo, il patto, no? Fra lo Stato e la Regione, per fare in modo che anche un bene prezioso come il parco di Miramare possa essere gestito in collaborazione con la Regione e, perché no, anche col Comune. Il sindaco Cosolini si è più volte offerto di dare una mano alla gestione del parco, purtroppo fino a questo momento non ha ottenuto una risposta, e penso che anche il Comune sarebbe in grado di gestire quel luogo in maniera molto più efficace di quanto non sia avvenuto fino ad ora. Allora, chiedo scusa ai telespettatori in attesa, ma devo lanciare la pubblicità subito dopo le vostre telefonate. A tra poco. Sì, sì, no. Ben trovati a Sveglia Trieste, con noi sempre Giulio Lauri di SEL, il nostro consigliere regionale. Allora, sentiamo la telefonata da casa, perché erano in attesa i telespettatori da tempo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, volevo fare una domanda. Sì. In merito davanti al teatro dell'ospedale del Catinara. Sì. C'è un poco di tempo, sarà un paio di mesi, che c'è un'entrata, una nicchia, no, che va dentro gli autobus, là, un volto andava dentro gli autobus, che lo va chiuso perché gli era disastrato l'ultimo verso Catinara, no? Il lugar chiuso abbastanza tempo, dopo il lugar, diceva che ha lavorato, che ha fatto dritto, il lugar chiuso, l'autobus a turno, mi sembra alle 25, alle 22, rimane fuori, e col fatto che con l'usanza della gente di andare in locale, lasciare la macchina in doppia con le quattro frecce, l'autobus dall'altra parte, la 25, la 13, dopo tante volte viene su quella del Mute, eccetera, qualche croce rossa che cade passare un pochettino, la faccenda davanti è un pochettino ingabugliata, no? Data dall'inciviltà e forse anche da questo problema, perché un autobus là fuori, insomma, non che dà fastidio, ma insomma ingombra, no? E oltretutto la gente che tocca scendere, diciamo, non a riparo, ma che poi il riparo è relativo, perché date certe sventolate. Speriamo che col nuovo regolamento del traffico, il nuovo piano del traffico, perché il megalito che ha Udine va dentro con l'autobus in chiuso, tipo stazione delle Corriere, insomma, che la sua Catinara, visto le temperature, l'inverno non sarebbe proprio una roba tanto sbagliata. Tra l'altro dovrebbe essere proprio quello che succederà in futuro a Catinara, anche con lo spostamento del burlo a Catinara, ci saranno proprio dei sottopassi che permetteranno agli autobus di far scendere i passeggeri al coperto
soprattutto chiaramente utile nei mesi invernali. Qui insomma si tratta di un problema di viabilità, non so se Lauri vuol rispondere. No, un problema diciamo di progettazione complessiva dell'area di Cattinara. Ha già ricordato lei che in previsione c'è lo spostamento lì del Burlo, questo comporterà anche la costruzione di nuovi edifici e una rivisitazione evidentemente anche della viabilità che appunto lo apprendo da lei, insomma. Sì, sì, beh, proprio nel corso della presentazione del progetto. Io non ho partecipato, però. Fu spiegato, insomma, che verrà realizzata questa opera con dei sottopassi che permetteranno agli autobus di fare proprio questo, anche eventualmente chiaramente per le auto private, per i taxi, insomma, per agevolare proprio i malati. So che c'era un altro argomento in finanziaria sul quale Lauri voleva porre l'accento, cioè quello della mobilità sostenibile. Ma sì, è una cosa piccolina, intendiamoci, però c'è stata anche, credo una settimana o due settimane fa, un flash mob, una manifestazione a Trieste in via Mazzini, e insomma anche su questa cosa di usare muoversi in città in maniera più sana, ci sono tante piccole cose che stanno venendo avanti. Allora, di ieri la notizia che via Mazzini verrà finalmente resa percorribile anche dai ciclisti è una buona notizia, una buona cosa che ha fatto il comune di Trieste con il sindaco Cusolini e l'assessore Marcheggiani. Altre piccole cose nella legge di stabilità ci sono, c'è questa misura sulle bici a pedalata elettrica che a Trieste sta funzionando tanto, sta incontrando un grande favore da parte dei cittadini, e ci sono nella legge di stabilità alcuni milioni di euro sulla sicurezza stradale. Con un ordine del giorno noi chiederemo all'assessore, che si è preso un impegno in questo senso, di utilizzare parte di questi denari per realizzare delle nuove zone 30 nei centri delle città. Perché sono importanti le zone 30? Perché in qualche modo fanno sì che le macchine, almeno in determinate zone della città, vadano a 30 km all'ora, e questo è molto importante sia per garantire la sicurezza dei pedoni sia per garantire la sicurezza dei ciclisti. Più persone che si muovono in bicicletta e con l'autobus significa anche ridurre un po' l'inquinamento, ridurre il traffico, e significa avere uno stile di vita anche più sano, che fa stare meglio e fa in qualche modo bene anche al clima della città. Ecco, sono delle piccole cose che secondo me pian piano ci possono cominciare ad avvicinare ad uno standard di mobilità europeo. I triestini e le triestine che sono andati a Bruxelles, in Germania, in Austria, vedono quanto la bicicletta pesi di più, non nella mobilità di tante città europee, grandi e piccole, e su questo è importante che anche il Friuli Venezia Giulia e Trieste facciano dei passi in avanti. Peraltro abbiamo dei dati buonissimi sul turismo in bicicletta. La regione su questo sta facendo parecchio, e stiamo anche organizzando una vera e propria rete regionale del cicloturismo, e sono aumentati tantissimo il numero, per esempio, dei turisti austriaci che raggiungono il Friuli Venezia Giulia e Trieste dalla Germania e dall'Austria in bicicletta, utilizzando in parte il treno, in parte appunto andando in bici e proseguendo poi verso la Parenzana, verso l'Istria, il loro percorso. Abbiamo una telefonata da casa, sentiamola, buongiorno. Buongiorno, io le volevo chiedere due domande secche al consigliere Lauri. No? Prego. Una cosa pensa dello stabilimento della carriera di Trieste, l'Exa, il Lucchini, il Palsider, soprattutto quello che è adesso? E la seconda, come si pone il movimento in cui, cioè, il partito in cui fa parte, sul discorso autonomista del quello che sta venendo fuori adesso col discorso di Padova, sul discorso territorio libero e tutte queste cose qua, insomma. Grazie. La seconda domanda è molto complicata, proverò a dire qualcosa. No, sulla ferriera. La ferriera è uno dei grandi problemi di Trieste, no?
non da un anno, non da cinque anni, ma da, insomma, da quando si è capito che l'inquinamento può produrre delle gravi problemi di salute per la popolazione. Quindi da 15-20 anni si è capito che la convivenza della città con questo stabilimento è molto problematica. Io penso che stiamo provando a fare quello che bisognava provare a fare, cioè provare a fare in qualche modo convivere due necessità. La prima, quella di abbassare le emissioni, perché è inaccettabile che ci siano questi continui sforamenti, e questo produce sulla popolazione una pressione fortissima, in particolare su chi abita l'intorno, sui lavoratori. Primo obiettivo. Secondo obiettivo, non chiudere uno dei polmoni occupazionali della città. E in qualche modo non dire di no a un imprenditore che per la prima volta viene in città a dire voglio investire e mette diverse decine di milioni di euro sul piatto per provare a risanare, prendendosi un impegno. Quell'impegno è che dal 31-12 del 2015, quindi fra pochi giorni, verranno completati gli interventi, dei nuovi interventi di riduzione drastica di queste emissioni, e dicendo anche che nel caso in cui non ce la farà, lui è disponibile a chiudere l'aria a caldo della Ferriera. Questo è successo un anno e mezzo fa, quando Hervé è venuto in città e si è detto disponibile a rilevare quell'impianto, dicendo anche che voleva provare a utilizzare l'aria a caldo, ma che il suo core business, la sua attività economica principale, non era tanto l'area a caldo quanto la costruzione di un nuovo laminatoio per delle lavorazioni a freddo meno inquinanti e l'utilizzo delle banchine per diciamo anche movimentare le rinfuse ferrose verso i suoi stabilimenti, altri suoi stabilimenti che ha a Cremona. Allora, adesso siamo alla prova dei fatti. Gli interventi diciamo di risanamento ambientale sembra che siano finalmente in via di conclusione. Ci saranno i primi mesi del 2016 dove bisognerà, diciamo così, capire se al pettine ci sono dei nodi oppure no, cioè se gli impegni di Hervé sono rispettati oppure se in qualche modo questo suo obiettivo, questo suo impegno di ridurre le emissioni dell'aria a caldo è realizzabile e lui non ce l'ha fatta. E con grande fermezza, secondo me, il sistema pubblico dovrà fare questa verifica e chiedere al Cavaliere Orvedi il rispetto degli impegni presi. Io spero che l'obiettivo sia stato raggiunto e che quindi le emissioni siano ridotte e possiamo far sì che appunto l'occupazione a Ferriera di Servola cresca. Lui ha annunciato addirittura delle nuove assunzioni nel caso in cui le emissioni stessero sotto i limiti e quindi non fosse necessario chiudere l'area a caldo, ma comunque i cittadini non ne possono più e quindi adesso gli abbiamo chiesto di aspettare questo periodo per costruire queste cappe di aspirazione. È stata durissima, la pressione su di loro è gigantesca, adesso però è venuto il momento di verificare se le parole si sono tradotte in fatti oppure no, e i prossimi 2-3 mesi credo che serviranno proprio a capire attraverso le centraline, la rete di monitoraggio, se ci sono degli effetti significativi reali, la situazione è cambiata oppure no. Allora, ancora una telefonata da casa, sentiamo. Buongiorno. Prego. Però non ha risposto per il discorso delle... Ha ragione, ha ragione, però... Allora io aspetto avanti quando lui risponde, perché interessa anche a me. Sul no. TLT. Guardi, prego. Non... Allora c'è la forma, diciamo così, giuridica dei trattati internazionali di 50, 60, 70 anni fa, contratti con paesi che non esistono più, figli della guerra, della seconda guerra mondiale, della guerra fredda, di una condizione, diciamo così, dell'Europa e di questa zona dell'Europa che è passata e che probabilmente ha qualche appiglio formale in qualche modo reale, no? Dal punto di vista di quello che sta scritto sui trattati, gli accordi e così via, ma c'è il fatto che nel frattempo il mondo è cambiato, è andato avanti, la Jugoslavia non esiste più, non esiste più l'Unione Sovietica,
Insomma, l'Europa per fortuna non è più divisa in blocchi. Io penso che non ci possa essere dubbi sul fatto che Trieste sia una città che appartiene alla Repubblica Italiana. E credo che sia in qualche modo anacronistico il tentativo da parte di alcuni personaggi, insomma, che hanno delle ambizioni politiche del tutto legittime, che sia anacronistico illudere in qualche modo i cittadini del fatto che tornare da soli, mettersi da parte, chiudersi in una piccola patria triestina sia la soluzione per affrontare le grandi sfide della globalizzazione che in questo momento investono l'economia di tutto il pianeta. Piccolo non è bello, in questo momento è esattamente il contrario, bisogna cercare di fare sistema e io penso che il ruolo di Trieste è quello di ridiventare il grande porto dell'Europa, non è quello di chiudersi. Allora, per questo insomma, non credo che sia una strada né praticabile né utile per la città e penso che diciamo, fanno male coloro i quali illudono i triestini sul fatto che questa sia, potrebbe essere la soluzione dei problemi economici della città. Non credo che sia così, sinceramente. Allora, noi ci fermiamo. Abbiamo quello telespettatore. Sì. Sì. Lei mi ha trascinato in un altro discorso. Lei è un rappresentante che è stato eletto in base a delle leggi. Sì. Lei non può dire che sono delle leggi, però queste leggi sono lontane, sono del tempo. Le leggi vanno rispettate. Assolutamente. Quindi bisogna verificare, se le leggi dicono una cosa bisogna farle, se no bisogna modificare. Per modificare una legge ci vuole la maggioranza, ci vuole l'appoggio. Quindi se esiste come... Lei però non parla di leggi, parla di trattati di pace, se non sbaglio. Ebbene, i trattati di pace sono sopra le leggi, addirittura. Sì. Hanno un regime ancora migliore delle leggi. Però guardi che è un problema che non ci sono più gli stati che hanno firmato quei trattati, non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più la Jugoslavia. Sono passati 70 anni e poi quegli accordi hanno assegnato Trieste alla Repubblica Italiana, seppur riconoscendo una transizione rispetto alla situazione preesistente. Allora davvero è difficile sostenere che Trieste non appartenga alla Repubblica Italiana. Lei non ha letto quello che c'è scritto, semplicemente sta ragionando per sentito dire. No, no, davanti a un tavolo e ragionare in base alle leggi. Ho letto le cose. Perché se no non si esce da questo discorso. Comunque voglio fare un'altra domanda. Mi dica. La Trieste Trasporti ci sta vessando questo discorso del tesserino di riconoscimento e cita come provenienza di questo ordine del... perché c'è una legge regionale che ha imposto la Trieste Trasporti questa cosa. Fare un documento che è di riconoscimento sostitutivo della carta d'identità mi pare che un qualcosa di assurdo. Vorrei da lei sapere perché la regione ha fatto questa legge, è una cosa veramente ridicola. Grazie. Tenga presente che nelle altre diciamo nelle aree del Friuli Venezia Giulia c'è il tesserino, quindi come dire a Udine viene richiesto alla stessa maniera. Io invece trovo ragionevole quello che dice il cittadino, non è una questione che conosco bene, però mi impegno ad approfondirla, capire perché c'è questa legge, quando è stata fatta e se realmente ha un senso che un cittadino, oltre alla carta d'identità, debba avere anche un secondo documento di riconoscimento. Così io vado spesso a Roma sull'autobus ti chiedono la carta d'identità, non ti chiedono un tesserino. Sì, no, riguarda gli abbonati, no? Riguarda per diciamo va esibito assieme con l'abbonamento alla Trieste Trasporti. Comunque impegno di Lauri a informarsi, poi vi sapremo dire, insomma, anche sul tesserino. Ancora una pubblicità, poi restiamo assieme fino alle 9, poi invece parliamo con gli esperti del CAF, della CISL, in un momento in cui di tasse eccetera c'è bisogno di tante informazioni. A tra poco.
Rieccoci in studio, ultima parte di Sveglia Trieste con Giulio Lauri di SEL. Volevo farvi vedere il servizio che ha realizzato ieri il nostro Bernardo Gulotta, perché quella di ieri doveva essere la prima giornata di pattugliamenti ai confini, negli obiettivi sensibili per il terrorismo. Il nostro Bernardo ha fatto il giro completo di tutte diciamo, le principali aree confinarie ed è andata così. Siamo al confine di Fernetti, questa mattina sono circa le 11, nessun militare però si è visto in questa zona. C'è la possibilità chiaramente che i militari dell'esercito assieme ai poliziotti della frontiera si siano spostati da un'altra parte, sta di fatto che attualmente questo confine non è presidiato. Piccolo sopralluogo nelle zone di confine del territorio triestino. Dopo i recenti annunci provenienti direttamente dalle fonti dello Stato, l'aspettativa in questi giorni era quella di trovare un piccolo contingente di militari dell'esercito nelle zone di confine. Il risultato però è stato diverso. Confine di Pesek, anche qui come per Fernetti nella confine fra Italia e Slovenia, nessun militare dell'esercito a presidio. Chiudiamo con il confine di Rabuiese, anche in questo tratto non ci sono militari dell'esercito a presidio, quindi sommiamo il confine di Fernetti, il confine di Pesek per chiudere con questo qui di Rabuiese, nessun militare questa mattina, almeno dalle nostre telecamere, è stato avvistato a presidio proprio dei confini. Verificare la presenza dei militari il giorno stesso in cui parte l'operazione è troppo facile. Oggi, a qualche giorno di distanza, il risultato è questo. Qualcuno però ci ha affermato di aver visto alcune volanti della polizia seguite dai mezzi militari passare per il confine, fare un giro e poi proseguire altrove. Ecco quindi che l'assenza di militari in zona di confine è spiegata dal fatto che il personale pattuglia il territorio senza fermarsi necessariamente in un punto specifico. Resta il fatto che la nostra cronaca racconta quanto visto, ovvero un giro mattutino di qualche ora fra un confine ed un altro, col risultato che di militari in quelle zone non se n'è vista nemmeno l'ombra. Allora, è annunciato questo, diciamo, questo inizio dei pattugliamenti sul territorio, eccetera. Chiaramente il servizio non vuole essere, come dire, una verità assoluta, però insomma ha dato conto di una situazione che come dire, un po' tutti si aspettavano a livello di presidio, che di fatto non si è vista, si è vista poco, anche dalle segnalazioni che abbiamo avuto poi nel corso della giornata. Non è che ci siano stati molti, diciamo così, avvistamenti di questi presidi. Lauri. Ma scusi, ma se lei ha qualcosa da nascondere, passa per il valico di Fernetti o cerca, diciamo, un sentiero nei boschi? Mi dice erano nei boschi. Sicuro? Spero di sì, e penso che sarebbe bene che fosse così, perché allora, su queste misure bisogna capirsi. Lo scopo dei militari sui confini è quello di risolvere i problemi e quindi evitare che delle persone entrino illegalmente in Italia con armi, cose eccetera, oppure quello di rassicurare l'opinione pubblica che spesso, e qui mi permetta in qualche modo un rilievo, sì, è anche insomma caricata da una condizionata anche da noi, un'attenzione okay. dei media veramente. Allora, io credo che se uno ha qualcosa di nascondere, non passa al valico di Fernetti, non passa al valico di Rabuiese, no? Se io ho un bazooka in una valigia, passo di là o cerco qualcuno che dalla Slovenia conosca un sentiero, diciamo che passa in mezzo al carso, un monitoraggio del fenomeno dei passeri, una macchina in Slovenia, una macchina in Italia, quel prezzo me lo faccio su un sentiero e dopo risalgo su un'altra macchina. Cioè, credo che è una buona notizia che non vediamo i militari a Rabuiese, perché penso che siano nei boschi a fare il loro lavoro dove effettivamente serve, così come rilevo che questa questione che la Slovenia mette il filo spinato nella valle della Dragogna, c'è anche oggi, facciamolo vedere, l'abbiamo sì. visto prima passare, no, sul piccolo, ecco qua. E se lei scende sotto vedrà che i contadini istriani dicono ma guardate che qui non passa nessuno, che starò, ma qui di profughi nemmeno l'ombra, allora capite? Queste sono misure che a volte vengono fatte dai governi per rassicurare l'opinione pubblica, ma che non hanno alcun effetto reale. Qui c'è la selvaggina che rimane impigliata, abbiamo visto, sì. Ci sono gli agricoltori che non possono lavorare, non credo che questa roba farà bene al turismo in Istria, no.
D'accordo, allora tutta l'Istria è in rivolta contro sta roba, però probabilmente a Lubiana il presidente, il capo del governo può dire ai suoi cittadini che non sono in maggioranza istriani, ma appunto hanno una percezione, diciamo, di insicurezza, eccetera, che lui ha messo decine di chilometri di filo spinato nella Valle della Dragogna. Valle della Dragogna che tutti conoscono e sanno che per scendere giù da Buie fino a... c'è un'unica strada e poi c'è la roccia, bisogna calarsi in corda doppia, per cui davvero bastava probabilmente metterla, cioè controllare i tratti di viabilità che consentono di affrontare il salto roccioso di diverse decine di metri che c'è fra la Valle della Gragogna e l'altopiano sovrastante, no? Allora queste sono misure propagandistiche, capisce? Che secondo me, questo è il mio punto di vista, cioè alle volte i governi sono più attenti a in qualche modo fare dei grandi atti simbolici che rassicurano in qualche modo l'opinione pubblica, piuttosto che occuparsi. Quindi se invece le pattuglie dell'esercito italiano non le abbiamo viste ai confini, ma stanno nei boschi a controllare i sentieri, io penso... Lei è convinto di questo, è sicuro? Ma non ho motivi per pensare il contrario, insomma, non credo che c'è stato un contingentamento che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Peraltro da Tarvisio a Trieste sono diverse centinaia di chilometri di confini da controllare e ripeto, penso che se io ho qualcosa da nascondere non passo con delle armi, con delle bombe, non so con cosa, i valichi normali, cerco di organizzarmi con una macchina da una parte e cerco di passare per zone dove i controlli possono essere inferiori. Lei, scusi, come farebbe? Sì, direi di sì. Ho i miei dubbi sul fatto che il dispositivo preveda il pattugliamento delle aree boschive. Però insomma ci accerteremo anche di questo. Ho visto campagnole, ho visto anche tipi di auto che invece alludono a questo. Poi mi occupo di politica regionale, non di politica statale, tanto meno di difesa. Oggi ci accerteremo di accertarsi di questo. Do un'interpretazione fiduciosa da cittadino che spera che le cose non vengano fatte soltanto per fare fumo, ma che ci sia anche un po' di arrosto e quindi ci sia una... saprà l'esercito quali sono le zone usate dai passer. Cercheremo oggi anche di accertarci di questo. Sentiamo un'altra telefonata da casa. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Bruno. Prego Bruno. Ecco, volevo solo dire una cosa. Il signor Vivi che si fa propaganda. Allora, una volta c'è un politico che fa propaganda. Anche il signor la fa propaganda per la sua parte. Quel che dà fastidio, cioè nel senso, se è convinto di quel che dici, in su l'ha movito. È qua che va a merito perché porta avanti la sua idea. Ciò non toglie però che se può dire anche qualche cosa non esatta. Per quel che riguarda assolutamente gli accordi internazionali, i vari spettacoli, la nazione che perdi non può dirmi, cioè per esempio la Germania che ha fatto la guerra al mondo, che ha perso, però la Germania democratica, quella che è venuta dopo, si è assunto i debiti di quella precedente. La Jugoslavia si è dissolto, la Croazia, la Serbia, la Slovenia si è spartì il debito della Jugoslavia, i turchi, i curdi in battaglia contro l'impero ottomano che li ha sottomessi, gli armeni. Quindi inutile dire non esiste più gli stati che vengono dopo si assumi le responsabilità, gli oneri di quel che era prima. Punto. Quindi non puoi dire non c'è più, se l'ONU, e se va l'ONU, la c'è tutte le potenze, la Russia che ha eredità quel dell'Unione Sovietica, la Germania che ha eredità quel di Hitler, e la Slovenia quella, quel di Tito, e quindi loro devi sopportare questi, quindi dici no, insomma, punto questo, quindi se devi rispettare i trattati, e il signor lo sa. Punto secondo, per quel che riguarda la sanità, adesso questa roba è stata fatta adesso la controriforma di una controriforma di una controriforma. Adesso vi dico solo un piccolo particolare. Mia moglie l'altro giorno l'ha avuto un calo di vista, che l'ha stata impressionata, l'ha detto è pronto soccorso, l'ha detto alle 3 e alle 8 l'ha mandata via, l'ha detto signora guardi non sei il medico, non puoi sentire la voce urgente, la torni domani mattina. Quindi questo è, se va verso la sanità privata, e il signor sa che è così,
E dopo, per quel che riguarda Trieste, che è la popolazione di anziani, gli va del medico di base, e il medico di base, come che usavo un modo di dire anche che sono stufo, non si è strutturato per sapere, e devi fare l'ausilio di esami clinici, esami radiologici, eccetera. Adesso la regione, che visto che ha detto che manda fare i raggi, manda fare risonanze, dice non poteva mandarli, e quindi il paziente che il medico di base non sa cosa ha, non lo manda. Quando che il paziente tornerà dopo 4 mesi con una tisi in atto, vi dirà di fare i raggi, e sì, la gara tubercolosi in fase attiva. Questo è, e più ancora, adesso è la sanità privata, perché oltre che pagare le tasse, si paga anche i ticket, e il ticket aumenta. E più ancora, le unità sanitarie si trasformano in aziende. Le aziende fanno il profitto. I manager fanno soldoni, spartisce i soldi per premi. Ma cosa da fare? Le fastidio, mi secca intervenire. Ma mi dà fastidio parlare questa roba. Bisogna che sia una persona là che ha detto il signor Serra, dice la sua e finì. Ma bisogna anche contro rispondere, no? Ecco, punto, grazie per Grazie del suo intervento. Sul fronte sanitario voglia rispondere. Ma i problemi che il signore pone in parte sono veri, e però alcune cose non stanno precisamente come ha detto. Prendiamo la questione dei ticket. In Friuli Venezia Giulia la regione è intervenuta con risorse proprie già dalla scorsa finanziaria per abbattere i super ticket per le prestazioni sanitarie dei cittadini, per cui è vero che siamo in un contesto statale in cui i salassi aumentano, però è anche vero che in questa regione cerchiamo di ridurli al minimo possibile. Ecco, questo diciamo per fare un esempio. Ripeto, come dicevamo prima, i problemi sono tanti, però anche la questione del pronto soccorso. Allora, ci sono persone che vanno al pronto soccorso perché si tagliano, perché hanno un infarto, perché hanno problemi reali e immediati e urgenti, no? Tutti abbiamo problemi reali, ma il problema non è reale o non reale, il problema è realmente urgente o non realmente urgente. Se la signora gli è stato detto di tornare il giorno dopo, probabilmente è perché chi gli ha fatto la prima visita o comunque gli è stato raccontato il problema ha valutato che il problema della signora non era un problema da pronto soccorso, non era un codice rosso, non era un codice alto, eventualmente era un codice bianco, ma probabilmente era una questione trattabile dal medico. Allora capisce che questo significa che un cittadino che ha un problema più serio, più urgente, non trova il pronto soccorso in casa, cioè certe volte si ricorre al pronto soccorso quando invece si potrebbe trovare una risposta diversa. Dove? Appunto su quel territorio che vogliamo provare a rinforzare. Cioè, se io avessi un posto aperto 12 ore, dove anche se il mio medico è in visita da un altro suo paziente a casa che ha 40 di febbre, trovo altri 2-3 medici che lavorano con lui, che hanno la mia cartella clinica, e io vado da lui quando il mio medico è in giro, mi metto in coda e dopo mezz'ora entro e gli racconto il mio problema e trovo comunque per 12 ore un medico che mi dà una risposta, non intaso il pronto soccorso, continuo a fare ricorso alla sanità pubblica e trovo una risposta probabilmente più proporzionalmente appropriata al problema che ho. È chiaro che se mi taglio un braccio devo andare all'ospedale, devo avere la precedenza sugli altri, ma il nostro problema è anche svuotare i pronto soccorsi dalle tante prestazioni inappropriate che vengono chieste al pronto soccorso. Questo significa provare a spostare risorse dall'ospedale al territorio, cioè costruire delle robe concrete, e cioè il fatto che il cittadino, anziché andare ogni volta fino a Cattinara, trova in un centro di assistenza primaria a Valmaura, in centro città, non lo so dove riusciremo a costruire i primi, delle risposte più veloci e più appropriate al fatto, a un problema che può essere risolto evitando di andare a intasare i pronto soccorsi. Abbiamo ancora una telefonata, vediamo di fare un intervento flash perché siamo in chiusura. Buongiorno. Pronto? Prego signora. Pronto? Buongiorno.
Ha ragione il signore, perché i clandestini passano per i sentieri, non è mica stupidi di passarla nel blocco. È normale che tutti i militari saranno morti là nei sentieri. Che arrivo anche me, che sono a casa lì. Bon, via questo discorso. Volevo chiedere che per cortesia, adesso è venuta una di fuori che ti consuma poco, poca luce, avrà una tanto di 70-80 euro all'anno in più. Io sono sola, sono vedova, è normale che consumo poca luce. Anzi, sto attenta, la televisione chiudo tutto e quello mi viene poco. Ma perché mi devono tassare io che... e parlano sempre, state attenti, fate risparmi, eccetera. E adesso ho sentito per televisione che aumentano a quelli che hanno pochi kilowatt, non lo so, che mettono verso 70-80 euro all'anno. Ma non ha, ma mi dovevo capire, ma questo Stato cosa che si inventa? Ma non so, non arrivo a capire. E me può spiegare lei? Noi stiamo attenti, sono vedova, ho 70 anni. Logico che non consumo come una famiglia che da 3-4 fiori giovani. Tacchete, alla daghe, va bene. Se mi può rispondere, la ringrazio tanto e scusatemi un po' perché sono alterata. Grazie. Vuol dare una risposta anche se insomma... Non è facile rispondere, no? Perché il problema dell'energia è un problema, diciamo, di competenza statale, non è competenza della regione, è una competenza del comune. E purtroppo aumentano molto i costi delle materie prime, c'è un ricorso alle energie alternative inferiore a quello che sarebbe necessario, siamo ancora molto legati al petrolio, siamo ancora molto legati al gas in Italia, che sono tutte risorse in esaurimento che costeranno inevitabilmente sempre di più e sono destinate a esaurirsi, e invece in Italia, contrariamente a Germania, Austria, Francia e altri paesi, investiamo pochissimo nelle energie rinnovabili, il sole, il vento, l'idroelettrico, quello diciamo fatto certo, come si deve, non cementificando tutte le montagne. Insomma, quindi non è facilissimo dare una risposta alla sua domanda. C'è un mercato che in tutto il mondo fa costare l'energia sempre di più e purtroppo il nostro paese è ancora molto indietro sull'utilizzo delle energie rinnovabili. È una delle questioni su cui bisognerà intervenire, anche se ha seguito il signore in questi giorni l'accordo sul clima di Parigi, questa difficilissima trattativa che c'è stata fra i grandi della Terra sulla riduzione delle emissioni climatiche. Ecco, in questi però sono scelte, questi accordi per ridurre l'emissione, ridurre il costo dell'energia, puntare sulle energie alternative, che richiedono anni e anni di lenta e faticosa costruzione di alternative reali. È la strada che il paese deve imboccare, però per questo deve guardare avanti, deve guardare al cambiamento, e non può attardarsi, diciamo così, deve cambiare, dobbiamo cambiare più in fretta in Italia, signora. Siamo da anni fermi e invece bisogna mettersi in moto almeno alla stessa velocità degli altri paesi europei e rimettersi in cammino a lavorare. Questo è quello di cui avrebbe bisogno il nostro paese. Volevo farvi vedere queste immagini perché il dibattito, diciamo così, con i nostri telespettatori è iniziato poco prima delle 8 con una telefonata di una signora che lavora alla stazione centrale di Trieste, che parlava del fumo scaturito dal silos perché i profughi appiccano il fuoco a quello che trovano per scaldarsi la notte. Ecco qui le immagini appena girate dal nostro Umberto Bosazzi, quindi poco prima delle 9 del mattino. Vedete chiaramente il fumo uscire dalle volte del silos, immagini girate anche da una certa distanza, quindi che fanno capire chiaramente quale sia la situazione. Non si tratta di nebbia, ma si tratta in modo molto evidente del fumo che saturisce da quei falò appiccati nell'area del silos dai profughi per scaldarsi durante la notte. Rivediamo le immagini, e che poi vanno a determinare una situazione
un'emissione diciamo di fumo quanto mai denso all'interno della stazione dei treni di Trieste. Rivediamole ancora una volta le immagini relative appunto al fumo, al silos, e per le quali poi si crea un'atmosfera in sostanza irrespirabile sui binari del treno, dove in molti chiaramente attendono e insomma in mezzo a questi odori, a questo odore intenso ed acre, insomma non è proprio una cosa piacevole. L'area era, come vedete, in questo caso chiusa, ma i profughi diciamo entrano dalla parte della stazione. Lauri, dalla segnalazione alla realtà. Posso dire una cosa? In effetti si vede, insomma, sembra vedersi un po' di fumo che esce, però io andrei anche a verificare, prima di creare tutto questo allarmismo, cosa verificherei? Fumo densissimo dentro la stazione, aria irrespirabile sui binari. Andiamo sui binari a sentire se realmente è così, andiamo sulla stazione a vedere se davvero è densissimo. Cioè, stiamo attenti a capire se c'è un problema di un po' di odore. Sono stato 10 volte. Siccome il collega Bosazzi è uscito da solo, abbiamo detto alla stazione. Io onestamente, allora, anche nonostante essere dotato di un certo fisico, da solo all'interno delle aree del silos non vado, ma vado con un operatore. Siccome Umberto Bosazzi è andato da solo, probabilmente non è entrato. Se vuole, entro e vado pure a parlarci. Alla stazione, no, perché non abbiamo detto che c'è il fumo nel silos. Sono distanti 10 metri. Assolutamente, sono distanti alcune decine di metri. Però c'è anche una segnalazione di una lavoratrice che è quella che vi ha fatto mandare lì a Trupp, quindi sicuramente della puzza. Infatti, della puzza di fumo c'è. Aria respirabile, però vuol dire aria respirabile. Mi riferivo agli appunti rispetto alla signora. Che lei entra e non può respirare e esce. Allora, quella signora lavora ogni giorno nella stazione. Ci sarà senz'altro odore di plastica bruciata e questo è un problema che bisogna risolvere, no? Però cerchiamo anche di non dare dei messaggi, diciamo, terrorizzanti alla popolazione. Lei sa, però, io, che io, per esempio davvero avete, guardi, riprendere. Davvero avete un compito delicatissimo. Lei si rende conto che in stazione noi non possiamo riprendere senza autorizzazione? Io adesso entro in stazione, porto la telecamera, vado per riprendere, mi vedo fermato dalla polizia perché c'è un problema e quindi di conseguenza non c'è, come possiamo dire, mandare un giornalista e ciascuno di noi può andare a verificare e capire se le persone sono fuori dalla stazione con le mascherine perché non riescono a entrare in quanto l'aria è irrespirabile, oppure entrando tutto si svolge normalmente e c'è molta puzza di fumo. Capisce che sono due cose diverse. Cioè, voglio dire, io penso che con grande responsabilità, di fronte a dei fenomeni biblici come quelli che stiamo attraversando, dobbiamo avere anche tutti quanti, noi politici per primi, non certamente per primi voi che fate informazione, giustamente fate il vostro mestiere, però dobbiamo avere anche usare delle parole equilibrate, perché sennò terrorizziamo la gente e questa roba non porta di buono niente per nessuno, perché viviamo semplicemente in un clima di maggiore incertezza e non ci concentriamo sulle soluzioni reali per risolvere i problemi. Allora, lì cosa significa? Significa che le persone che stanno lì dentro, oltre ad aver bisogno di qualcosa da mangiare, lei mi dice che vanno... Sicuramente non mangiano lì, che non mangiano lì. C'è la mensa in via Udine. Bene. A poca distanza. Allora, probabilmente c'è anche un problema di cui le associazioni che gli danno una mano devono occuparsi, che è quello di dargli un po' di legna perché non brucino la plastica e non producano anche delle sostanze nocive dentro la stazione che effettivamente possono causare dei danni soprattutto a un lavoro. Legna. Non lo so, allora, le istituzioni dovrebbero portarli via. D'accordo? Questo è quello che dovrebbe fare. Siccome sappiamo che però questo problema da 2-3 mesi non si risolve, o meglio, che periodicamente li portiamo via, periodicamente ne arrivano degli altri, ok? Allora se lì trovassero, anziché bottiglie di plastica da bruciare, non lo so, una stufa che gli porta le emissioni, diciamo fuori, normale, una stufa a legna, con della legna normale, credo che loro non rischiano di morire di freddo nei giorni in cui evidentemente le istituzioni non riescono a risolvere questo problema, perché effettivamente dobbiamo registrare, no, che è così, che questo problema va avanti da tanto.
Non bruciano la plastica, la lavoratrice della stazione non sente la puzza e l'aria dentro la stazione probabilmente, oltre a essere respirabile, è anche sana e pulita, senza fumi di plastica bruciata che non fa neanche bene alla salute. Allora, con concretezza, nel tempo che lo Stato ci mette a costruire queste benedette, a ristrutturare queste benedette caserme per risolvere definitivamente, speriamo, il problema, anche trovare delle soluzioni ponte ragionevoli. Queste persone a Natale cosa facciamo? Certo. Dove dormono? Dormono al freddo, no? Allora, avranno il diritto di provare a scaldarsi? Lei se... Cioè, io certo, se fossi... Però se le faccio rivedere le immagini... Allora, ovviamente, fumo, cerchiamo anche con concretezza... Che le immagini del fumo non sono solo relative all'area del Silos, ma quel tipo di fumo arriva sino ad oltre il piazzale della stazione delle autocorriere, e se guarda l'immagine dall'altra parte della strada, ma non lo metto in c'è dubbio. Ancora fumo, cioè in direzione delle rive. C'è anche un po' di nebbia oggi in città. No, guardi, non metto in dubbio, non metto in dubbio che abbiamo avuto una segnalazione, è chiaro che c'è un problema reale e che c'è puzza di fumo dentro la stazione e che questo non fa bene se sono costretti a bruciare anche la plastica. Non sto mettendo in dubbio quello che viene detto. Dico che però non dobbiamo creare una condizione di allarmismo, dobbiamo credere alle istituzioni proposte di intervenire con delle soluzioni anche tampone, ponte, che risolvono il problema, fermo restando che la prima emergenza è portarli via di là e metterli al caldo, non farli rischiare di morire di freddo lì dentro e di stare in condizioni non dignitose per la vita umana. Insomma, questo è. Però sappiamo anche che in 2 o 3 mesi lo Stato non è stato in grado di fare questo pienamente, ne so che periodicamente lo fa e periodicamente arrivano altre persone, non c'è nessuno che sta lì da 3-4 mesi, ci sono persone, c'è un turnover, no, allora concretamente se avessero una stufa dove bruciare la legna finché lo Stato non li porta via definitivamente, costruisce le caserme, io penso che sarebbe una soluzione concreta, ragionevole, no? In cui il lavoratore della stazione sta meglio, loro non muoiono di freddo insomma, penso che amministrare anche trovare queste piccole soluzioni normali. Allora, grazie a Giulio Lauri per essere grazie stato a voi, con noi, grazie fino a voi. Anche un po' in ritardo rispetto, quindi grazie per il tempo trascorso in più. Ci fermiamo qualche istante e torniamo con tutte le indicazioni anche a livello di tassazione da parte degli esperti del CAF della CISL. Prima parte che devo... Allora, siamo in diretta con Sveglia Trieste, con me c'è Giulio Arbanassi, presidente del CAF CISL del Friuli Venezia Giulia, lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Allora, io rimando il servizio relativo alla concessione del Molo Settimo, così ci organizziamo bene con il nostro Giulio Arbanassi, perché abbiamo proseguito un po' di più la parte precedente per il problema al Silos e poi lanciamo le domande anche da casa per le risposte sul discorso tassazione sui vari temi più pressanti. Vediamo il servizio sul Molo Settimo e ritorniamo tra un istante. Il rinnovo per altri 60 anni della concessione del Molo Settimo alla Trieste Marine Terminal porterà ad un investimento complessivo pari a 188 milioni di euro. Il dato economico è stato illustrato stamani in regione dal commissario dell'autorità portuale Zeno D'Agostino, il quale ha sottolineato, al pari del sindaco Roberto Cosolini e della presidente della regione Deborah Serracchiani, quanto siano stati importanti per raggiungere l'accordo sottoscritto lo scorso 1 dicembre, un lavoro ed un impegno congiunti da parte di tutte le parti interessate. Un investimento interamente privato, probabilmente il primo ad essere già in linea con la direzione verso cui andrà la politica nazionale per quanto riguarda questo tipo di accordi. C'è un investimento privato estremamente importante, tant'è che la concessione è condizionata alla realizzazione delle opere, con un cronoprogramma estremamente puntuale che è allegato alla concessione. Primi mesi del 2017 avranno inizio i lavori di costruzione dell'allungamento dei primi 100 metri di lunghezza per 400 di larghezza e sono previsti essere completati alla fine del 2018.
Il secondo step prevede un ulteriore allungamento di 100 metri per 400 di larghezza, mentre altri 100 metri di lunghezza sono previsti nella terza fase, con 20 metri di larghezza in più, per consentire l'ormeggio delle navi feeder, unità più piccole che possono collegare Trieste ai porti adriatici con i fondali più bassi. Si tratta di un privato che sta investendo ancora una volta nel porto di Trieste e questo investimento si accompagna agli investimenti pubblici, penso 50 milioni di euro sulla parte ferroviaria di Campo Marzio, che faranno sì che le infrastrutture del porto di Trieste facciano davvero un grande salto di qualità. Il molo settimo, che dunque andrà a configurarsi, sarà di fatto il punto da cui partire in termini di una rinnovata ed ampliata vocazione al commercio marittimo, supportata dagli ottimi dati realizzati negli ultimi anni, per costruire, come ha sottolineato Pierluigi Maneschi, presidente di Italia Marittima, un nuovo sistema Trieste. Allora, in diretta con Sveglia Trieste, Giulio Arbanassi, presidente del CAF CISL Friuli Venezia Giulia. Allora, la scorsa settimana abbiamo lanciato l'allarme dei patronati, che sostanzialmente hanno detto con i tagli alla legge di stabilità si creano tutta una serie di situazioni per cui la nostra operatività sostanzialmente è messa a rischio e ciò si riverbera poi sui cittadini. Da quello che ho capito, anche per quanto riguarda i CAF, la legge di stabilità va giù abbastanza con la scure e rischia di creare dei problemi al vostro lavoro e chiaramente all'utenza, ai cittadini che si rivolgono a voi. Certo. Difatti, gli amici e cugini del patronato stanno vivendo dei momenti molto difficili, anche perché tra l'altro loro coprono servizi di tutela nei confronti dei cittadini. Noi ci occupiamo di servizi, voi sapete, 730, ISE, RED e quant'altro, e purtroppo questa legge di stabilità sta prevedendo dei tagli importanti. Da quello che sappiamo, le prime previsioni parlavano di 100 milioni di euro di tagli su una spesa complessiva di 300 milioni, che è la spesa del governo nei confronti del CAF per quest'anno, e altri 100 milioni per il 2017. È quasi certo che verrà chiuso con una riduzione di 40 milioni per quest'anno e di 30 milioni per il 2017 e altri 30 milioni per il 2018. Quindi una riduzione complessiva di 100 milioni di euro, di più del 30% sul complessivo in 3 anni. Questo, se sarà così, ma è quasi certo che sarà così, comporta una riduzione dei compensi più del 12-13%, che metterà sicuramente in crisi il servizio. Perché dico questo? Perché non per difendere posizioni particolari, perché poi i tantam di governo, quando parlano dei servizi dei CAF, che sono comunque strutture all'interno del sindacato, si riempiono la bocca certe volte di slogan anche facili da gestire nei confronti dell'opinione pubblica. Ma perché io devo ricordare a tutti quanti, ai cittadini, agli iscritti CISL e ai tantissimi non iscritti CISL che si rivolgono a noi, che siamo il primo CAF della regione tra l'altro, quindi abbiamo numeri importanti, che un anno fa per noi è stato quello che consideravamo l'anno zero, perché con la prima riforma della cosiddetta semplificazione del fisco prevista da questo governo, con l'assunzione della delega da parte del CAF per la stesura del 730 e con la totale responsabilità da parte dell'intermediario e del CAF sull'eventuale anche parte di imposte sul 730 compilato in maniera sbagliata. Noi un anno fa, assieme anche alla consulta di tutti i CAF, quindi non è stato solo un problema del CAF CISL, come adesso non è solo un problema del CAF CISL, ci siamo ristrutturati e abbiamo fatto tutta una serie di adeguamenti dal punto di vista operativo ed anche economico, perché siamo dovuti ad intervenire sensibilmente sulle tariffe per poter compensare questa nuova impostazione. Anche perché noi i 730 che abbiamo fatto quest'anno, nel 2015, che hanno una importante responsabilità dal punto di vista economico per noi, lo sapremo fra un anno e mezzo e 2 anni che ricaduta economica avrà, perché i controlli sono sempre a distanza
distanza di 2 anni circa. Quindi noi un anno fa Lì cosa si aspetta? Così. Ma noi abbiamo una copertura assicurativa perché la legge impone questo e comunque è buon senso. Ma noi siamo, realisticamente noi, se ci fossimo fermati alla situazione di un anno fa, siamo abbastanza tranquilli, perché abbiamo adottato, noi come CAF-CISL abbiamo un sistema importante, ben strutturato, che ha tutte delle impostazioni centralizzate, non più tardi di lunedì e martedì, ero 2 giorni a Roma proprio per riunioni del nostro CAF, riunioni del nostro CAF nazionale. Noi ci siamo strutturati in maniera di reggere bene questa onda d'urto, sia per quanto riguarda la parte normativa che per quanto riguarda la parte di responsabilità economica. Però a distanza di un anno, ed è lì che volevo arrivare, viene di nuovo fatto un intervento importante di riduzione. Quindi non ci è stato consentito, perché noi abbiamo fatto, da buona azienda, perché noi siamo un SRL come tutti i CAF, abbiamo fatto un piano triennale che già è ambizioso, perché oggi ti costringerebbero a navigare a vista. Noi invece abbiamo ritenuto e ritenevamo che quello fosse l'intervento, e contemporaneamente con la possibilità da parte dell'utenza di fare il 730 online, sapevamo che avremmo perso pian pianino sempre ogni anno maggiori percentuali. Poi 730 online è stato un mezzo flop, e lo sappiamo questa cosa, però ci siamo strutturati in una certa maniera. Ma adesso stiamo giocando veramente senza regole, sappiamo che è così, ma queste riduzioni mettono nuovamente in discussione la sostenibilità del servizio. Noi necessariamente ci riorganizzeremo, perché non abbiamo alternativa, la mia società, la società che presiedo, ha 30 dipendenti, 30 famiglie e facciamo 55.730, abbiamo una platea importantissima a livello regionale, dovremo ritoccare sensibilmente forse le tariffe, ma saremo costretti ad intervenire, perché tra l'altro, e qui lo dico con totale trasparenza, parlo della mia società ma anche delle altre società, siamo società che chiudono i bilanci sostanzialmente in equilibrio o con piccoli attivi, non sono società che fanno grandi utili, perché non è questa la finalità. La nostra finalità è dare servizio principalmente all'iscritto CISL, ma dare servizio anche a chi non è iscritto CISL, con tariffe diverse, chi ci conosce lo sa. Allora, qualche istante di pubblicità, poi andiamo, perché vedo anche qualche telefonata, tra poco. Allora, siamo sempre con Giulio Albanassi, presidente del CAF CISL regionale. Abbiamo una telefonata da casa, allora proviamo a sentire il nostro telespettatore. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Sì, volevo fare una domanda, siccome sono passato proprio il giorno al CAF CISL, per quanto riguarda il bonus del gas, avevo anche chiamato ieri, perché quanto risulta il comune ha fatto uno sbaglio e non era abbassata, non va effettuato l'abbassamento in bolletta del gas, perché così c'è stato detto dal CAF, non per sbagli nostri o sbaglio da loro, ma sembra da una lorda del comune. Volevo sapere se sa qualcosa, perché sembra che sia più di qualcuno che sia capitata questa cosa, tutto qua, insomma, perché adesso comunque c'è detto di pagare la bolletta quando arriva e dopo arriverà un rimborso, così, ma niente non di preciso, anche perché c'era tanta gente e non è che potevamo far guidare tutta la mattina a aspettare, i soldi ci arriveranno, non si sa quando, per cui lo sapere ci può darci una delucidazione in merito, probabilmente l'avrà avuto già altri casi, perché sì, credo che non eravamo solo noi. Sì, grazie a lei. Sì, io non entro nel tecnico perché io non sono un tecnico, dopo di me ci sarà l'Alessandra Clocchiati, responsabile della nostra sede di Trieste, che potrà riprendere la risposta. Io posso dire una cosa, purtroppo c'è più di qualche caso nel quale noi abbiamo fatto quello che andava fatto in maniera corretta e poi la parte che riceve i dati del comune,
adesso la banalizzo, ma probabilmente anche il signore ha detto che ha avuto evidenza che effettivamente è successo così, perché poi ogni tanto sbagliamo anche noi, perché chi lavora sbaglia, ma ci sono stati dei casi in cui il sistema non ha recepito in maniera corretta i dati. Ahimè, questo ha comportato anche a non avere la possibilità dell'abbattimento e quant'altro. Io so che i nostri tecnici più di qualche volta si mettono in contatto con i tecnici del comune per poter risolvere la situazione, però la possibilità nostra di intervento arriva fino a un certo punto, perché noi siamo lo strumento per avere una tipologia di servizio, ma l'ente che poi ha la possibilità di gestire l'abbattimento non siamo noi, ma è il comune. Abbiamo ancora una telefonata da casa, ma aspettiamo un attimo perché c'è Annalisa per le previsioni del tempo, quindi sentiamo. Ciao Annalisa. Grazie Marco per la linea. Allora, ricordiamo per oggi iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad diminuzione definitiva della nuvolosità nelle ore centrali e serali della giornata. Per domani, venerdì 18 dicembre, sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura in leggera diminuzione con minime di 5 gradi e massime di 12, venti deboli di direzione variabile, mare calmo, quasi calmo, visibilità buona. Per oggi credo sia tutto, vi restituisco la linea e ci rivediamo nella giornata di domani. Grazie allora alla nostra Annalisa, c'era una telefonata in attesa, facciamola passare, buongiorno. Ok. Prego signora. Ah sì, buongiorno. Senta, volevo chiedere una cosa riguardo l'ISE, che mi scade il 15 gennaio del 2016. Volevo sapere l'ISE del 2016, cosa dovrò mettere, i redditi del 2015? E inoltre volevo sapere se mi devo pagare questo servizio dell'ISE. Grazie, buongiorno, arrivederci. Buongiorno. Allora, ha detto correttamente che al 15 gennaio scadono tutti gli ISE, quindi per domande che vanno fatte dopo il 15, dal 1 di gennaio 2016, bisognerà avere l'ISE nuovo. Per quanto anche qui poi l'Alessandra riprenderà e darà sicuramente delle informazioni di maggior dettaglio sull'ISE. Comunque le dinamiche sono sempre queste. I redditi nell'ISE che verrà fatto nel 2016 saranno quelli del 2014. La seconda domanda invece della signora era una sui redditi, poi era questo. Sui redditi, diciamo, esatto, esatto. 2014. Quindi poi però ripeto, l'Alessandra Clocchiati riprenderà e farà una panoramica anche riguardo a questo, perché poi sull'ISE c'è una particolare. La signora ha chiesto se è un servizio a pagamento. Ah, no, okay. Il servizio era una cosa importante. Il servizio continua a essere un servizio gratuito, con le attese che purtroppo, ahimè, per problemi nostri organizzativi sono previste, perché oggi chi viene da noi riusciamo a dare appuntamento a febbraio, ma abbiamo un volume di richieste talmente consistente che nonostante i rinforzi che abbiamo previsto non riusciamo a soddisfare in diretta, anche perché, e ritorno un po' al discorso di partenza, le convenzioni con lo Stato dell'ISEE sono state rinnovate, ma praticamente non hanno previsto adeguamenti tarifari. Quindi noi sull'ISEE, parlo da presidente di un'azienda, non me ne vogliate, ma noi sull'ISEE andiamo in pari se non in perdita come tipo di servizio. Proprio la dico pari, come sta? Allora, abbiamo un altro telespettatore in linea, sentiamolo, poi vi ricordo, diciamo dalle 9.40 in poi, Alessandra Clocchiatti del CAF CISL di Trieste, giusto? Sì. Che risponderà proprio a tutte le vostre domande tecnicamente, diciamo così. Sentiamo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Stabile, al suo ospite. Volevo chiedere, più che chiedere, volevo dire al signor rappresentante della GES che io mi rivolgo al patronato da anni e negli ultimi 3 anni io non sono iscritta a nessuno e pago, quest'anno ho pagato 55 euro. Non è che proprio...
Scusa. Sì, vuole che le risponda? È la denuncia dei redditi. No, ok. Lei avrà pagato per il 730 questo. Certo. Quindi il CAF, non il patronato. No, no, io non ho pagato il patronato, ho detto il CAF a cui mi rivolgo. Sì. Sì. Beh, guardi, a parte che 55 euro... Sì, perché lei probabilmente è entrata in una fascia di reddito di un certo tipo. Perché ho un setto di una casa e un appartamento di 45 metri quadrati e che questo fa reddito. Ma, Guardi signora, io mi rendo conto che 55 euro possono anche essere una cifra importante, soprattutto in situazioni di un certo tipo, però consideri che, soprattutto da quest'anno, come dicevo prima, noi abbiamo la totale responsabilità anche, anche sulla parte di imposte. Non sto dicendo che non sia giusto, io sto facendo un'analisi che porta a quei famosi 55 euro. Noi abbiamo la responsabilità totale, consideri che poi le persone che le fanno il 730 sono persone sempre regolarmente iscritte col contratto giusto e che fanno un'importantissima formazione. Il CAF CISL è uno dei CAF che investe maggiormente sulla formazione e questa è una cosa importante, ma è una cosa che ha dei costi. Che ha dei costi. Sono preparati se non sono adeguatamente. Beh, la ringrazio che ce ne dà merito. Le garantisco che le nostre tariffe sono tariffe estremamente equilibrate e che tengono conto esclusivamente della necessità quasi di sopravvivenza della nostra struttura. Non ci arricchiamo con questi servizi, mi creda. Mi creda. Consideri anche che non voglio aprire il discorso su quello che possono offrire le altre strutture o i liberi professionisti, però stiamo parlando di una dichiarazione dei redditi, quindi è un momento unico nell'anno, importante. Lo Stato ci ha dato questo mandato anni fa, tra l'altro ormai in veste esclusiva, perché l'Agenzia delle Entrate, come lei ben sa, da 2 anni non fa più neanche il 730 e dall'anno scorso neanche il modello unico, per cui i cittadini devono necessariamente rivolgersi agli intermediari. Io credo, e in questo la provoco, credo che se lei viene da noi, sta venendo da noi, vuol dire che tutto sommato si è trovata bene. Lecita, io quando lavoravo ero iscritta. Esatto. Lecito. Non mi interessa più e continuo a farmi fare. Certo, più che lecito, niente, grazie a lei. Buongiorno. Diciamo che sostanzialmente, anche per far capire in maniera semplice da casa, evidentemente se non ci, se non ci fossero questi tipi di tariffe, il CAF non sta in piedi, cioè, no, assolutamente. Dire, no, non riesce, non è garantibile il servizio. No, non ha la sostenibilità. Tra l'altro la tariffa di cui parlava la signora, lei lo ha detto in maniera molto corretta all'inizio, è la tariffa di chi non è iscritto. Mm-hmm. Mentre l'iscritto, noi abbiamo sempre tariffe differenziate, quest'anno a seconda della fascia di reddito però pagava non più della metà di quello che ha detto la signora. Mm. La signora ha parlato della tariffa per chi non è iscritto e si rivolge da noi, perché noi comunque diamo una precedenza a chi è iscritto alla CISL, a chi paga la tessera, e quindi ecco, ricordiamo è anche poi corretta. Che non per fare terrorismo, ma insomma i prezzi di un privato, di un commercialista, viaggiano su altri binari. Insomma, mi fa piacere che l'abbia detto lei, non volevo dirlo, anche se devo dire che i commercialisti in questi ultimi anni si sono dovuti adeguare perché stanno vivendo momenti difficili anche loro. 55 euro però credo che per 55 dura. Euro con fattura, con ricevuta, credo che sia difficile trovare un servizio di garanzia serio, che poi ti assiste anche qualora un domani succeda qualcosa. Se un domani, adesso gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, come dicevo prima, arriveranno direttamente a noi, ma fino a un anno fa, adesso arrivano gli accertamenti del 2013 e del 2014, noi a chi ha fatto il 730 da noi diamo assistenza anche nella controversia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Andiamo a verificare qual è il problema, cosa è successo. Quindi, cioè, non termina nel momento in cui uno esce col suo 730. Uh-huh. Noi continuiamo ad esserci e cerchiamo sempre di fare il meglio. Certo.
anche perché poi quando ci si trova di fronte appunto a una controversia piuttosto che appunto all'arrivo dell'avviso di un accertamento, insomma bisogna avere qualcuno che ti dia una certa sicurezza nel poi andare a dipanare la vicenda. Esatto, no? questa è la cosa importante. Abbiamo ancora una telefonata, sentiamo ancora questa, poi andiamo in pubblicità e facciamo questo cambio, diciamo così, di ospite per rispondere ai cittadini. Certo. Pronto? Prego, pronto? Signora, prego. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, siamo qua. Meno male che non ho staccato Sveglia Trieste, che mi interessa molto molto questo. Non stacchi mai, allora, signora, fino alle 10.30 siamo qua. Sono una pensionata e ho 1.030 euro al mese. La redditività di mio marito sa, perché sono vedova già 20 anni. Allora ho fatto un mutuo, ho finito, adesso 3 anni fa ho finito. Ho fatto sempre 7.30 qua del CAF, no? Dei sindacati, ero iscritta, tutto quanto. Ho fatto ogni anno, mi sono trovata bene, però ogni mese mi trattenevano sulla pensione 5 euro, che all'anno sono 60 euro. Più 12 euro mi faceva pagare ogni volta che facevo 7.30. Ma va bene, ero sicura, ero tranquilla. Allora, l'altro anno ho finito già il mutuo, ringraziando Dio e la Madonna, e l'altro anno sono andata a vedere se devo fare dichiarazione del 7.30. Sono andata là e mi ha detto che non serve, che faccio, perché non c'ho più il mutuo. Ringrazio Dio, medicine non ho cosa scaricare, e mi ha detto di non farlo. E io non l'ho fatto. È giusto questo? Sì? Che non vado a finire in qualche pasticcio, per l'amor di Dio. Non ho redditi, non ho niente, ho solo questa pensione, non c'ho più il mutuo, ringrazio, sono contenta. E dico di questa pensione, però non c'ho niente. C'ho il mio appartamento, logico, pagato dopo 15 anni. Sì. Devo fare io quest'anno il 2016, devo farlo o no? Mi hanno detto di no, il 2015 non l'ho fatto. Adesso arriva la risposta. Mi hanno detto che non serve, perché non c'ho niente cosa scaricare, niente. Guardi, signora. 2016 volevo sapere, già che siamo qua. Sì, sì. Adesso le rispondo. Io devo, per darle una risposta seria, abbiamo sicuramente bisogno di prendere visione della sua documentazione. Ha sensazione, da quello che mi dice, se ha solamente i redditi da pensione, però c'è una proprietà, quindi la proprietà va a fare reddito. Quindi prenda con le pinze quello che le sto dicendo. Potrebbe darsi, se lei si è rivolta a noi in Piazza Dalmazia, ha avuto una risposta da un nostro responsabile che le ha garantito che avendo chiuso il mutuo... No, Piazza Dalmazia. Dove sta? No, in salita Sugnano, quell'angolo che i sindacati. Quelle salita Sugnano. È in strada vecchia dell'Istria? Sì, quell'angolo che c'è la Valmaura. Sì, siamo sempre noi. No, volevo anche accertarmi che non... L'angolo. Sì, d'accordo. Io abito vicino, Sì, sì. Abbiamo capito. Io abito vicino. Vabbè, guardi, allora, se lei ha portato... Ho 70 anni... Sì, se lei è già cliente nostra, quindi noi abbiamo tutti i suoi dati, lei mi dice, che è andata lì, mi dice che è andata lì e che la nostra addetta l'ha tranquillizzato, gli ha detto... su internet tutto. Sì, io non le posso altro che confermare che la risposta del nostro collaboratore è stata corretta, sicuramente. Va bene. Grazie signora. Grazie, allora un istante di pubblicità, torniamo con Alessandra Clocchiati per tutte le vostre domande come queste che ha appena posto e anche alcune risposte ad alcuni temi che abbiamo lasciato per un secondo in sospeso. Grazie intanto a Giulio Urbanassi per essere stato con noi. Grazie. Rieccoci qua sempre per parlare dei consigli per quanto riguarda il CAF della CISL. Abbiamo Alessandra Clocchiati, responsabile fiscale del CAF CISL di Trieste. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ti abbiamo conservato, messo in ghiaccio già un paio di domande perché i telespettatori hanno subito iniziato a chiamare. Partiamo da questo bonus gas, che era la prima domanda. Io onestamente non ci capisco nulla, quindi ti chiedo di chiarire per i nostri telespettatori. Sì, il bonus gas sostanzialmente è la restituzione di una certa somma che varia a seconda della zona in cui si trova il contribuente, il reddito che ha,
e il nucleo familiare o il disagio economico e fisico che può avere, gli viene restituita una certa somma di denaro. Il servizio lo svolgiamo anche noi, dopo aver fatto la dichiarazione ISE, si fa un'altra dichiarazione che appunto viene chiamata bonus gas o bonus energia, a seconda di quello che si va a chiedere, e alla prima bolletta utile, dopo la trasmissione del modello, vengono restituiti questi soldi. Ultimamente, il problema che non abbiamo solo noi, da quello che abbiamo saputo, ci sono delle grosse difficoltà nell'ente che eroga questa somma di denaro a vedere le pratiche che noi inviamo. Non sappiamo se è un problema di ricezione, un problema di file, un problema di dati, noi non possiamo saperlo, perché noi ovviamente compiliamo solo i modelli e poi le trasmissioni vengono fatte da altri. Però se qualcuno dovesse aver fatto il modello e non ha ricevuto il denaro, può tranquillamente venire da noi e vediamo di risolvere la situazione, raccogliamo i suoi dati e poi facciamo la segnalazione. Sembra che molti degli utenti stiano ricevendo in questo periodo anche delle lettere in cui c'è scritto che la domanda non è stata rinnovata. Ecco, questo non dipende da noi, vi ripeto, ma dipende dall'ente erogatore. Certo, certo. Abbiamo già una telefonata da casa, buongiorno. Ah, buongiorno, scusi. E volevo chiedere una cosa riguardo alla casa che fa reddito, no? Volevo sapere con che idea, non so, si mette la casa dentro nell'ISEE, dato che non si mangia con la casa. Si è già pagato tante tasse sulla casa, che insomma dovrebbe essere una cosa che da non mettere dentro. E in più anche gli aiuti sociali e tutto, che fanno tutto reddito, ma appunto uno ha bisogno di denaro perché è povero, con 500 euro al mese. Con quale giudizio mettete dentro, ecco, questa cosa? Certo. La casa è una cosa importante che dà un tetto. 20 grazie. Anni di mutuo, insomma. Grazie, buongiorno. Grazie signora. Diciamo, mi permetto di sottolineare, la signora, la dottoressa Alessandra, è un tecnico, non un politico, quindi non è che può andare, come dire, a giustificare questioni, diciamo, di decisioni di governi o quant'altro, e qui proprio per mettersi a disposizione dei telespettatori, quindi rispondere, esatto, alle vostre domande, no? Sì, purtroppo non è una nostra idea quella di mettere dentro la casa. Diciamo che l'ISE è stato completamente rivoluzionato a partire dal 1 gennaio di quest'anno ed è completamente diverso da quello che era l'ISE che siamo stati abituati a vedere e a fare per i 20 anni precedenti. Uno dei criteri diversi dell'ISE nuovo è appunto la valutazione delle unità immobiliari che uno possiede. E ad esempio la prima casa, cioè in linea di massima la renta catastale della casa, che è quella che è attribuita dal catasto, quindi quella che troviamo sulle visure catastali, viene moltiplicata per un certo moltiplicatore che attualmente è 160, che è lo stesso moltiplicatore che si usa per calcolare l'IMU e la TASI. Quindi almeno su questo si sono uniformati, moltiplichiamo per lo stesso numero per tre tributi diversi. E poi viene inserito appunto quel valore lì, quindi se fino all'anno scorso moltiplicavamo per un moltiplicatore ICI che era notevolmente più basso, che era 105, adesso, moltiplicando per 160, il valore che viene fuori nell'ISE sulla prima casa è altissimo, per cui gli ISE sono tutti molto più alti di quanto non lo erano precedentemente. È pur vero che c'è un abbattimento sulla prima casa, previsto dall'ISE, che è di circa 52.000 euro, e si può inserire il mutuo per l'acquisto, insomma, il mutuo che si è fatto. Ma dalla vostra esperienza, diciamo, sui vari casi, c'è qualcuno che a seguito di questa modifica rischia di restare fuori da benefici? Sì. Ecco. Non dico tutti, ma almeno un 80% va fuori da molte prestazioni. Per tornare ad esempio allo SGATE, ha un tetto ISE di 7.500 euro per avere la prestazione. Molte persone anziane che hanno una pensione bassa e hanno la loro casa che magari si sono sudati durante tutta la loro vita lavorativa, o perché hanno pagato il mutuo o perché se la sono costruiti da soli, hanno magari avuto 8.200 di risultato ISE, e questo gli ha comportato la perdita ad esempio di questo beneficio, uno fra i tanti che magari hanno perso. Quindi qualcosa che insomma creerà abbastanza problemi. Sì, fastidio ovviamente, perché il contribuente si trova alla fine un risultato ISE molto più alto, si torna da noi e si chiede: ma è giusto? È sbagliato? Avete messo un dato che non è quello corretto? Poi conti alla mano, si rende conto che effettivamente è così.
Quindi, insomma, come dicono alcuni immobiliaristi di questi tempi, la casa è diventata più un costo che un investimento da un certo punto di vista. Quindi purtroppo dicono i fatti. Volevo chiedere anche alcune indicazioni a livello di scadenze, se posso, perché se non sbaglio è appena scaduta il pagamento della TASI. È scaduto IMU e TASI. Ecco. Se uno è in ritardo? Può pagare tranquillamente anche in ritardo, gli verrà calcolata la maggiorazione per il periodo intercorrente tra la scadenza e la data di pagamento, ma insomma non sono cifre esorbitanti, ecco. Ad esempio, chi paga oggi rispetto a ieri pagherà 5 centesimi in più, che alla fine è zero, certo, arrotondando, per cui insomma potete stare tranquilli, potete ancora pagare. Si può ancora pagare senza problemi. Dal punto di vista del lavoro quotidiano e delle domande più frequenti del lavoro, diciamo, in questo periodo dell'anno, cosa c'è all'ordine del giorno per voi al CAF in questo periodo, diciamo, di chiusura? Noi adesso, a parte la scadenza di ieri, c'è stata la scadenza del 30 novembre per il secondo acconto dell'IRPEF, quindi tutti i modelli unici che abbiamo elaborato, gli F24 elaborati, scadevano il 30 novembre, anche questi si possono pagare in ritardo entro però il 29 dicembre, sarebbe auspicabile, se no poi cambiano le sanzioni e lì le cifre potrebbero essere molto diverse. E noi stiamo ancora elaborando modelli ISE sia per prestazioni che noi ormai definiamo normali, tipo, non so, la mensa, l'asilo, un mutuo, la richiesta di un mutuo, ma anche ISE per l'università, perché l'università come scadenza ha messo il 31 dicembre. Quindi chi non l'ha fatto perché si è dimenticato, perché non aveva tutti i documenti o ha deciso di iscriversi adesso all'università può ancora venire da noi. Abbiamo sempre l'appuntamento dei miracoli disponibile. quindi... poi diamo anche gli orari. Telefonata da casa, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e alla signorina. Volevo chiedere una cosa che forse non mi è tanto chiara, sì, o forse non so i termini giusti. Allora, TARI sarebbe tassa rifiuti, invece TASI che sarebbe l'IMU per la prima casa e l'IMU per la seconda si chiama IMU? No, allora... Ecco, vede che già... Ecco, sono tutti e tre tributi che gravano sulla casa. Sì, d'accordo. So che la casa, ecco, quindi la TARI, come ha detto lei, la paga sui rifiuti e il calcolo glielo fa direttamente per Trieste, insomma, al comune, le arriva a casa, ecco, e paga. La TASI è una tassa sui servizi indivisibili del comune, forniti dal comune, che possono ad esempio essere, uno per tutti, l'illuminazione delle strade. Quello... Però è compresa anche la prima casa su questa. E qui dipende dal comune. Per il comune di Trieste è stata fatta una scelta, chi paga IMU non paga TASI, quindi sulla prima casa, a meno che non sia una casa di lusso, non si paga l'IMU, no? Perché lo Stato ha deciso che non si paga l'IMU sulla prima casa. Sì, però si paga la TASI. Ecco, però si paga la TASI. Ci sono altri comuni, Trieste è una rarità in questo, altri comuni in cui invece è stato deciso di far pagare sia l'IMU che la TASI sulle seconde case. Uh-huh. Per cui lei in pratica a Trieste, se lei ha una prima casa, pagherà la tassa sui rifiuti e pagherà la tassa sui servizi. Sì, ho già pagato. E se ha una seconda casa, pagherà la tassa sui rifiuti e pagherà l'IMU. Momento, io ho una seconda casa, però non ci abito, è chiusa, non produco rifiuti in quella casa. E lì, allora, la TARI non è un servizio che gestiamo noi, quindi le cose le sappiamo perché magari ci siamo informati come privati cittadini. E mi sembra però che ci sia una riduzione per le case chiuse o le case in cui ci sia una sola persona ad abitare dentro. Ad esempio in quella casa che ho chiusa non ci sono né utenze né niente. Ecco, lei, io le consiglio di andare da Esatto. Sì, va bene, grazie. E chiedere direttamente a loro se ha qualche sgravio. Prego. Grazie, buongiorno, buon lavoro, grazie mille. Però so che se non sbaglio, sì, adesso andiamo su 2016, c'è però il discorso, se non sbaglio, che se la casa è una casa non data in locazione ed è una seconda casa, si paga di più livello di IMU, quindi non conviene. Ecco, questo era il mio ragionamento che facevo. Sì, però non so quanto sia la detrazione prevista se la casa è chiusa a livello di immondizie. Penso che sia anche abbastanza, perché comunque se una casa è chiusa, ovviamente non ci abita nessuno, non produce immondizia. Certo, giustamente Alessandra mi ricordava, dobbiamo rispondere sull'ISEE 2016. Sì, la signora prima, sinceramente non capivo bene fuori che cosa dicesse, però mi è sembrato di capire che deve fare un ISEE l'anno prossimo, a gennaio dell'anno prossimo, se ho capito bene.
E la signora si preoccupava di sapere quali erano i redditi che doveva inserire. Allora bisogna tenere conto nell'ISE che si uniscono tre anni solari, quindi il nucleo familiare del giorno in cui faccio l'ISE, per cui se la signora lo fa l'anno prossimo, che ne so, 15 gennaio del 2016. Okay. E il reddito è quello del 2014. Perché l'ISE va due anni indietro con i redditi, perché sono gli unici redditi che l'Agenzia delle Entrate può confermare e controllare. Okay. E il patrimonio mobiliare, quindi i soldi in sostanza, sono invece il saldo e la giacenza media al 31 dicembre del 2015, per cui abbiamo 15, 14, 15 e 16 tutto all'interno dello stesso ISE. Mm-hmm. Mi sembra che chiedesse questo. Sì, okay. Sì, sembra proprio di sì. Abbiamo un'altra telefonata da casa però, sentiamo, buongiorno. Buongiorno, sono Mattia Umberto. Prego. Buongiorno. Posso parlare? Prego, prego. Una cortesia alla signora, considerando che io ricevo dalla CAF questi avvisi della RED, io devo fare o non devo fare il RED, considerando che io sono un pensionato, non sono riuscito a capire se lo devo o non lo devo fare. Sì, allora la nostra sede nazionale predispone ogni anno una serie di sms che vengono inviati ai contribuenti che l'anno precedente hanno elaborato una pratica RED, piuttosto che una pratica di invalidità civile, insomma sono vari modelli. RED significa? È una richiesta di redditi che fa l'INPS a quelli che hanno situazioni particolari e che magari non fanno il 730 o se fanno il 730 hanno dei redditi particolari da dichiarare. Okay. Ad esempio sono una pensione estera, ecco, ci sono varie pensioni. Io in realtà non ho nessun reddito al di fuori della casa. Forse ha una reversibilità? No, sono unico pensionato giovane ottantenne. È ancora giovane lei, ha ragione a dire che è giovane. Dice. E forse per l'INPS sono vecchio. E può essere che lei in passato l'INPS le abbia richiesto qualche altra dichiarazione che forse magari non è RED ma potrebbe essere un modello che viene chiamato ICRIC dove si... Tipo di pensione ha? Una pensione sociale? L'INPS è normale, lavoravo vicino alla ferriera e abito a 200 metri dalla ferriera, non ho nessun reddito altro, all'infuori del conto corrente di mia moglie, la quale risparmia giornalmente 10 euro, e alla fine dell'anno ha qualche soldino da parte. Ok, però in genere se le è arrivato quel messaggio lì sul telefono o magari una lettera a casa, significa che in passato deve aver elaborato qualche modello di questi che prevedono l'invio della segnalazione. Non è detto che lei lo debba fare anche quest'anno. La lettera è un invito, nel senso, caro contribuente, controlla se devi fare anche questo, perché se non lo fai succedono determinate cose. Molto perché dalla, si figuri, dall'anno prossimo... Ringrazio. Arrivederci, prego. Grazie. Dall'anno prossimo chi non elabora i modelli RED avrà la sospensione della prestazione pensionistica. Fino ad oggi è stata una minaccia più o meno velata. Quindi è quanto mai importante. Però scritta comunque. Insomma. Poi non veniva sospesa la prestazione, però comunque c'erano poi tante altre carte che bisognava fare. Dall'anno prossimo verrà sospesa veramente. Direi che è il caso di controllare. Esatto, però l'INPS non manda a casa l'avviso. Devi fare il modello RED. Per cui dovrebbero essere cittadini, ottantenni, novantenni e centenari, che vanno al CAF e chiedono se devo fare il modello RED. Questa lettera che arriva da parte nostra, piuttosto che l'SMS sul telefonino, diciamo, è un aiuto per ricordarli che forse devono fare. No, è quanto mai importante questo. Perché viste le possibili conseguenze, insomma, mi sembra quanto mai giusto. Allora, tra qualche istante torniamo, un po' di pubblicità, 040 31 39 93 per tutte le vostre domande. Siamo qui a disposizione fino alle 10:28 circa. Tra poco. Allora, ben trovati a Sveglia Trieste con Alessandra Clocchiati, responsabile fiscale del CAF CISL di Trieste. Come vedi, le telefonate non mancano, ce l'avevamo preparati anche una serie di argomenti, ma priorità a chi chiama da casa, poi su alcuni punti chiaramente daremo delle indicazioni. Buongiorno. Grazie.
Infatti, buongiorno. Prego, signora. Ascolterò dopo la risposta, se no non arrivo a sentire. Bene. Volevo chiedere, io abito una casetta da quando sono nata. Sotto del mio appartamento, mia mamma mi ha lasciato un appartamentino di 30 metri quadri, dove io l'ho sfitto. Pago un IMU di quasi 300 all'anno, che mi sembra una cosa esagerata, con un garage di pertinenza, una. Pago le immondizie sopra, siamo in tre. Sotto pago le immondizie sempre per tre persone, che è sfitto. Mi hanno detto all'esatto che è regolare. Io non posso credere di queste cose, perché se non so se l'appartamento è sfitto, come posso pagare queste cifre? In più, 10 anni fa, quando è morta mia mamma, io sono andata a dare la disdetta e aspettavo una risposta dell'esatto, colpa mia comunque. Comunque dopo anni sono andata e ho dovuto pagare 94 euro al mese per 2 anni per tutto l'IMU, l'immondizie che non avevo pagato. Io vorrei sapere, se questo è sfitto, perché devo pagare per tre persone come sopra e tutto questo IMU? È giusto? Grazie. Grazie, buongiorno. Signora. Dai. Grazie, signora. E allora, l'IMU non la paga in base alle persone che abitano dentro l'immobile, ma la paga in base alla rendita che l'immobile ha e alla situazione in cui è l'immobile. Nel caso suo, posso dirle il caso peggiore che possa avere, perché l'IMU per una casa vuota, vuota nel senso non la do in affitto, non la uso e lì, se voglio un giorno ci posso andare dentro, se no la lascerò lì, è l'aliquota più alta, che è quella del 10,6%. E quindi adesso non so che rendita ha la casa, però se lei mi dice che paga 300 euro all'anno, posso dirle sì, sì, è giusto. È giusto, non è giusto, ma è giusto, ecco. Quindi, insomma, dal punto di vista del calcolo è giusto, dal suo punto di vista personale posso capire che lei dice ce l'ho sta casa, non la do in affitto perché non voglio avere altro genere di problemi, però comunque devo pagare. Ecco, quindi insomma, o si prende una decisione diversa o purtroppo quello è. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Eccoci, pronti? Signore? Siamo qua. Ma con chi? Pronto? Signora, è al telefono, è in diretta, può parlare. Ma scusi, ma sai con chi parlo io? Parla con Marco Stabile, Tele 4, c'è Alessandra Clocchiati del CAF CISL. Ma no, signore, guardi, io... Signore! Sì? Ma io sono Budai Elvira. Signore! Sì, la sento. Come si dice cosa? Si sta parlando con un'altra persona? Lei sta parlando con un'altra persona? Ho telefonato io. Sì, la sentiamo. Sì, cosa? Va bene. Ma scusi, signore? Sì. Signore, sì, che cosa? Sì, io sono Budai Elvira. Stiamo attendendo una sua domanda, signora. Ecco, e sta parlando con me adesso? Certo, signora, dall'inizio del suo intervento. Va bene, la ringrazio. Allora, io sono Budai Elvira. Sì. Sì. Allora, io mi trovo, che ho comperato a mia dietro 2 case lì al mare, ma se sta parlando con 2 persone lei? Forse c'è un'interferenza. Signora, deve avere un'interferenza, perché io ero in silenzio, quindi la stavo ascoltando. Forse un'interferenza. Allora parlo di nuovo. Allora, io quando tanti anni fa ho preso queste case lì al mare, io e mio marito, non ci andiamo, non c'è nessuno, non c'è acqua, non c'è riscaldamento, non c'è nulla, né luce né niente, è staccato tutto. Io non intendo pagare niente, perché pago le spese del condominio, punto e basta. Io non ci vado, non esiste, non apro. Non c'è acqua, non c'è niente. E quanto le chiedono di pagare? No, signore, sì, fino a quando potevo io ho pagato. Adesso cosa ho pagato, essendo sola, facevo mio marito prima, e sono passati già 2-3 anni, no, sì, insomma tanto, sì. Che non vado, non esistono per me, sono lì morte.
ha capito come, non c'ho luce, non c'ho gas, non c'è niente, 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 né acqua, perché se non avendo la luce non c'è neanche l'acqua, se non è quello, non è quell'altro, non c'è, io non vado via e non posso nemmeno, mi hanno tolto anche la patente, che no, la patente ce l'ho che è valida fino ad aprile, però io non devo andare via in macchina. Mi dica lei cosa devo fare io, vi avverto per cortesia, fatemi sapere qualcosa. Grazie signora, grazie. Grazie, allora, credo che si tratti di case di proprietà, sì, che però sono di proprietà, sono chiuse, non hanno il gas, non hanno l'acqua, ma esistono. Esistono appunto, perché l'IMU, i tributi in genere, si pagano sul fatto semplicemente di essere proprietari. Quindi possessori, per essere corretti, possessori. Possessori, quindi se io sono usufruttuario, ad esempio, pago perché ho il possesso dell'immobile, mentre chi è il nudo proprietario, che è l'altra parte, non pagherà. E la signora purtroppo è nella situazione in cui sono moltissime persone di una certa età che magari non hanno nessuno o che comunque, anche se hanno dei figli, dei parenti, non utilizzano degli immobili che hanno, però devono pagare lo stesso. Poi se la signora non paga, questo io glielo sconsiglio, però è un consiglio personale. Se può, paghi. Diventa un problema. Diventa un problema. In questo caso poi però magari difficile il discorso, no? Facevamo prima, è meglio darli in affitto, magari la persona anziana non vuole caricarsi l'onere di gestire la cosa e così via, quindi o ci si affida a qualcuno che magari fa anche da intermediario, oppure diventa difficile. Ci sono tante cose, poi quando si dà in affitto insomma, bisogna anche fidarsi della persona, ci vuole appunto poi una persona che mi gestisca tutto l'affitto e se già ho delle difficoltà a gestire una casa vuota posso immaginare a livello di pensieri che cosa può determinare un affitto. Poi qualcuno direbbe magari meglio venderle, ma in questo momento il mercato magari è ribasso, si rischia di perdere i soldi, quindi una situazione magari un po' complessa, specie per gli anziani. Allora, in attesa delle altre telefonate, volevo però chiedere alla nostra Alessandra una precisazione sulle scadenze per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, la misura della regione. Ne parlavamo tra l'altro prima con il consigliere regionale Lauri, che aveva sottolineato anche come la gran parte delle richieste stanno arrivando proprio dalla nostra città, da Trieste. Chiaramente c'è tutta un'altra fila da seguire. Esatto, per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza bisogna prima avere una dichiarazione ISE. E noi abbiamo saputo che le domande presentate ad oggi per il reddito di cittadinanza sono circa 8.000 in regione, nella nostra regione. E questo significa che tra il 15 gennaio e la fine di febbraio, data in cui scade il reddito di cittadinanza, ci sarà un afflusso ai CAF notevole, direi, perché comunque tutte queste dichiarazioni ISE vanno rielaborate con i redditi nuovi, i patrimoni nuovi, come si diceva prima. Quindi ondata di lavoro con la ondata, prima ondata dell'anno, stiamo appena chiudendo l'ultima di quest'anno, riapriremo la prima con il reddito di cittadinanza. Con la carta, le scadenze carta famiglia, carta acquisti, che sono sempre a febbraio o comunque entro marzo in genere scadono, e anche con un probabile bando affitti che in genere qua a Trieste esce verso la metà di aprile o la fine di marzo. Ecco. Quindi avremo un inizio d'anno scoppiettante dal punto di vista ISE, sicuramente. Ok. Mi parlavi del discorso difformità per quanto riguarda l'ISE, mi sottolineavi che era un punto importante. È una cosa importante perché dal 1 ottobre di quest'anno l'Agenzia delle Entrate è in grado di segnalare la presenza di conti, depositi, libretti, giacenze bancarie, diciamo, di qualunque genere siano. Fino al 30 settembre non era un problema se ci dimenticavamo di portare al CAF la carta con scritto che ho un libretto postale, ad esempio. Dal 1 ottobre posso anche dimenticarmi, solo che l'attestazione che mi viene restituita dall'INPS ha questa segnalazione che viene chiamata difformità e ci indica che cosa manca e in capo a chi è la cosa che manca. Quindi se ho dimenticato il libretto che i nonni mi hanno fatto per il bambino, non è una tragedia, posso rielaborare l'ISE e aspetterò di nuovo i famosi 15 giorni per averlo e avrò un ISE corretto. E mi ricordiamo che utilizzare un'attestazione ISE che ha una difformità costituisce un reato penale, oltre che amministrativo. Quindi facciamo attenzione quando ci viene restituito l'ISE di controllare che non ci sia scritto qualcosa di strano. Ecco.
Noi le abbiamo tutte segnalate queste dichiarazioni, per cui al momento della consegna, se vengono a ritirarla presso le nostre sedi, al momento della consegna dell'attestazione noi già avvisiamo che c'è la difformità e spieghiamo cosa bisogna fare. Devo dire il vero che i nostri contribuenti sono anche bravi, perché ci dicono: ah, mi sono dimenticato, è vero, allora guardi, non la uso, la tenga qui, vengo a fare l'altra domani, dopodomani. Insomma, noi siamo disponibili sempre a elaborare pratiche da correggere o da integrare anche tra un appuntamento e l'altro, ovviamente con tanta pazienza, però lo facciamo. Certo. A proposito di appunto venire a fare una pratica, prenotazioni del CAF possibili anche online, e chiedo sì, anche orari, insomma, per recarsi da voi. Le nostre sedi, la sede di Piazza Dalmazia, che è la sede principale, e la sede di Via Manzoni, è aperta tutti i giorni. La mattina dalle 8.30 alle 12.30, il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Si può prendere appuntamento o telefonando, con un pochino di pazienza perché abbiamo delle linee intasatissime, oppure andando direttamente presso una qualunque sede e prenotare per un'altra sede, indifferente, siamo tutti collegati, oppure anche online. È un servizio che è attivo da non da tantissimo, basta accedere al sito www.cafcisl.it e si segue il percorso prenota un appuntamento e si ha la possibilità di scegliersi la sede, l'ora e il giorno. Eventualmente poi si possono anche modificare le prenotazioni. Importantissimo. Proviamo? Ecco il nostro sito. Proviamo? Sì, penso che devi registrarti. Quindi, ah, ok, devo... Servizi, mi pare che sì. Sotto servizi ho la possibilità quindi di andare a... ogni tanto ci cambiano, eccolo, prenota un appuntamento. Prenota un appuntamento, eccolo qua. Quindi sito www.cafcisl.it, servizi, subito qui il banner, diciamo così, prenota un appuntamento e poi ecco, via via si va avanti subito con, e si con possono prenotare i servizi, tutti i tipi di servizi in qualunque sede. Questo questa area del sito del CAF nazionale è collegata alle nostre singole agende, per cui per che ne so, la città di Gorizia mi dice puoi prenotare domani, dopodomani a quell'ora quel tipo di servizi. Beh. E si riceve una mail nel momento in cui si fa la prenotazione. Importantissimo è confermare le mail di arrivo, perché questo fa in modo che l'appuntamento che voi avete fissato sul sito venga registrato sulla nostra agenda. Se voi non registrate, non confermate la mail, l'appuntamento non viene registrato, per cui poi si sovrappone con quelli che diamo noi. Noi li vediamo, questi appuntamenti sono evidenziati in un modo diverso, per cui sappiamo che sono stati presi online, ecco, piuttosto che nella singola sede. E al di là di questo, quando prendete appuntamento, sarebbe sempre meglio passare in una sede qualunque per prendere la lista dei documenti che dovete portare, ad esempio la lista dei documenti per l'ISE, che per farla semplice sono due pagine di documenti. Quindi insomma sono tanti, bisogna prepararsi. Sono diversi da quelli degli anni precedenti e quindi bisogna arrivare, ecco adesso si fa vedere. Ecco, per esempio, sono andato avanti, non ho scelto il Friuli Venezia Giulia, Trieste, l'agenzia di Piazza Dalmazia e delle pratiche relative alla compilazione dell'ISE per diciamo le graduatorie ATER e qui mi compaiono i vari possibili appuntamenti, credo che eventualmente uno possa scegliere uno. Può di scegliere, questi, sì, no? Sì. Poi se non dovesse andargli bene c'è anche tutto il modo per cambiare, insomma. Benissimo, quindi insomma... O per annullare l'appuntamento e ricominciare da zero, ecco. Funziona bene anche una grafica abbastanza grande e leggibile, sì, no? Quindi l'abbiamo usata moltissimo quest'anno per gli ISE dell'università, per gli studenti stranieri. Certo. Perché ovviamente l'ISE per l'università parte circa a metà luglio, quando esce il bando dell'università, però i ragazzi stranieri sono già andati in vacanza e quindi non è che riescono sempre a prendere la linea, magari abitano in Camerun, è difficile che riescano a telefonare a noi. Andando sul sito si sono prenotati quasi tutti così. Bellissimo, insomma, quindi un sistema che funziona. Telefonata da casa, sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Prego, signora. Sono io? Sì. Ecco, per gentilezza volevo chiedere... Per il RED che ha spiegato la signora prima, ha una scadenza, deve essere fatta da tutti oppure, perché se si ha solo la casa e la pensione e si fa anche i 7.30, bisogna lo stesso fare questo RED? No, il RED lo fa chi ha una prestazione collegata al reddito, cioè riceve una prestazione dall'INPS che è collegata al suo reddito, per cui l'INPS
non potendo andare a guardare che se una persona ha altre proprietà, una pensione estera, un milione di euro in banca, vi chiede di elaborare quel modello lì. Se lei non l'ha mai fatto, adesso potrei dirle non con tanta serenità che forse non lo deve fare. Io le consiglio di venire in una sede nostra, noi col suo codice fiscale vediamo se è presente una matricola, al limite glielo elaboriamo. La scadenza è a metà febbraio. A febbraio questo? Sì, quest'anno sì. Fino a quel momento è tutto tranquillo, insomma? No, no, lei può eventualmente elaborare la pratica fino a metà febbraio. Ah, ecco. Grazie tante. Prego. Grazie la signora per aver chiamato. Abbiamo ancora qualche istante di pubblicità. Torniamo per gli ultimi 10 minuti per le vostre domande da casa. Bentrovati per quest'ultimissima parte di Sveglia Trieste con Alessandra Clocchiati, responsabile fiscale del CAF CISL di Trieste. Dobbiamo dare ancora un paio di indicazioni, in particolare 7.30 per il 2016. Cambia qualcosina? Pochino. Diciamo che il grosso cambiamento l'abbiamo fatto quest'anno con l'avvento del 730 precompilato e quello rimarrà sicuramente. Nel precompilato di quest'anno ci sarà qualche dato in più. La cosa fondamentale sembra che ci saranno, anzi sicuramente ci saranno le spese mediche sostenute dal contribuente, che detta così uno dice che bello, finalmente mi troverò il campo compilato delle spese mediche. Allora è vero, avrò il campo compilato, ma non avrò il dettaglio di quel campo, perché il garante della privacy ha già detto non vi forniamo il singolo scontrino, ma vi forniamo la somma degli scontrini, perché sennò viene violata la privacy del contribuente. E il dettaglio sarà visibile esclusivamente al contribuente accedendo col sistema tessera sanitaria, quindi col lettore di carta dei servizi della sanità, lui lo potrà vedere mentre noi no. Per noi questo è un grosso problema, perché noi non possiamo inserire un dato generale, ma dobbiamo inserire il singolo dato per una questione poi di controlli e di apposizione dei visi di conformità, che sono il visto che praticamente noi diamo al documento e che certifica che quel documento effettivamente è scaricabile. E all'interno del macro dato che viene fornito dall'Agenzia delle Entrate sappiamo già che ci saranno delle spese sanitarie che in realtà non sono detraibili e che quindi noi dovremo in qualche modo tirar fuori e eliminare da questa cifra che ci viene indicata. E io vi chiedo, e spero che comunque i contribuenti continuino a farlo, visto che ormai lo si fa da quando esiste il 730, di conservare la documentazione, perché quella a noi la dovete esibire comunque, a meno di controordini dell'ultimo momento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi se ho 52 scontrini, mi dovete portare 52 scontrini, perché altrimenti io quello che non c'è sulla carta non lo posso inserire sul 730. Quindi semplificazione. Insomma, neanche tanto. Ecco, speriamo che negli anni, col procedere degli anni, ecco, si puliscano un po' i dati che vengono inseriti. Ci saranno poi anche le spese per l'istruzione universitaria, e ci saranno le spese funebri. Anche qua abbiamo il pensiero che, siccome non tutti i funerali sono scaricabili, perché magari sono del vicino di casa che non va nessuno o della zia che non rientra nei familiari scaricabili, e non sappiamo c'è, non c'è, vedremo cosa sarà. Sembra che ci saranno, a parte le vecchie ristrutturazioni o riqualificazioni energetiche, sembra che ci saranno anche tracciati dei bonifici fatti nel 2015, però di questo non abbiamo ancora assoluta certezza. Novità rilevanti, insomma interessanti per i contribuenti, è prevista la possibilità di scaricare le tende, quelle a risparmio energetico, quindi okay, filtri solari, facendo tutta una determinata procedura che chi vi vende le tende sa e vi fa fare, e poi anche delle nuove caldaie che si basano sul principio della combustione delle biomasse, ma sono ancora novità molto poco conosciute e di cui neanche noi, tutto sommato, sappiamo ancora molto. Ecco. Certo. Abbiamo ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Ah sì, pronto? Prego signora. Sì, buongiorno. Senta, non so se la signora potrà, praticamente le farò una domanda, se è giusto che la chieda a lei, ecco, no? Però io le faccio un'informazione. Praticamente, per quanto riguarda la Slovenia, no? Uh-huh. Per un terreno ereditato, qua in Slovenia, qua vicino, che comunque
praticamente non è edificabile, non è, non c'è l'agricoltura, come dire, no? E praticamente in Slovenia non si paga la tassa perché è sotto l'importo che bisognerebbe pagare la tassa, no? E come funziona adesso qua? Perché ho sentito che se uno ha della Slovenia qualche immobile o qualcosa, deve pagare qui la tassa. Non so se è già in vigore o come funziona. Sì, sì, è in vigore ed è già in vigore da parecchi anni. All'inizio c'era solamente la parte dichiarativa, quindi si dichiarava quello che si aveva all'estero. Poi da un 3-4 anni, 5, si è cominciato anche a pagare delle imposte qui, che sono, per farvi capire, l'equivalente della nostra IMU, ecco, una tassa che si paga sulla proprietà del bene all'estero. Per dichiarare questi beni la signora deve fare, se fa un 730, farà un quadro integrativo del modello unico che si chiama RW. Se invece fa il modello unico può elaborare tutto all'interno dello stesso modello. Quindi avrà i suoi quadro A, quadro B, quadro C, le spese per tutto quello che ha in Italia, in più questo RW per quello che ha all'estero. Il valore da dichiarare, visto che questo terreno deriva da una successione, il valore da dichiarare sarà quello indicato nell'atto di successione. Quindi se lei... Ah, però mi hanno detto loro, perché io non sapevo neanche il valore che poteva avere questa cosa, no? Sì, sicuramente. Ecco, se per chi non ha questo valore, perché il terreno magari ce l'ha sempre avuto, dovrà far fare una stima da un tecnico del posto. Oh, però lei può stare tranquilla, perché lei comunque sul lato di successione, e che mi sembra che in Slovenia si faccia tutto in tribunale, su quell'atto c'è scritto che valore è stato attribuito al terreno. Poi, se di là in Slovenia non paga perché è talmente basso il terreno, non le produce nessun reddito, molto probabilmente anche qua in Italia non pagherà, perché magari il valore dichiarato... Detto, che vale 10.000 euro. Ecco, lei deve venire nel periodo unico, quindi dal 1 giugno, fino al 30 settembre, se si dimentica fino al 29 dicembre, e fa questo modello, noi glielo elaboriamo, se deve pagare qualcosa gli diamo anche il modello per andare a pagare. E così è a posto con lo Stato, nessuno può dirgli niente. Cosa mi diceva del tecnico prima? Per chi non ha il valore, un valore già indicato, come il suo caso, allora deve andare a farsi fare una perizia, perché ovviamente un valore lo deve indicare. Bisogna portare con la... praticamente c'è scritto in sloveno, no? Ovviamente sarà scritto in sloveno, però... italiano? Ecco, sì, sarebbe meglio, cioè, anzi sicuramente meglio che lo traduca, faccia tradurre in italiano. Non servono traduzioni giurate, asseverazioni, purché insomma si capisca che il valore che è stato dato a quel terreno è di 10.000 euro. Certo. Grazie allora alla nostra telespettatrice da casa, grazie Alessandra Clocchiati per essere stata con noi e per aver risposto puntualmente alle domande dei nostri telespettatori. Per Sveglia Trieste è tutto, buona giornata con i programmi delle 4. Arrivederci.